Signori, buonasera e bentrovati, trovati. Appuntamento dedicato con Bolaffi, dedicato alla numismatica. Appuntamento che eh, vuole portare la vostra attenzione eh, il mondo affascinante della storia. Ma con qualcosa di più. Perché parleremo ovviamente di storia. Parleremo di storia della, eh, di quel mezzo fondamentale che ha fatto la differenza. Certamente ha dato un impulso eh, fortissimo alla civiltà e agli scambi commerciali. In primis, che è appunto la storia della moneta. Ma parleremo e andremo a osservare questo eh, tutto ciò anche con un taglio un po' diverso, o perlomeno un taglio accentuato verso dei capitoli importanti del periodo storico, ma anche nell'ottica di un finanziamento, o meglio, di quello che è l'argomento finanziario, ma è più giusto perché il finanziamento è quello che potrete eventualmente. E chiedere senza nessun interesse a noi con un pagamento dilazionato. Ma l'aspetto finanziario è l'aspetto cioè di quella storia che fiancheggia e dà supporto all'economia, che diventa anche un bene rifugio nel tempo. Quindi andremo per capitoli di eh, certe importanze fondamentali dal punto di vista appunto, storico ed economico con un'ottica che ci state chiedendo visto le perturbazioni di questi eh, tempi. Con questo non voglio stare assolutamente in un discorso politico, è un dato di fatto che ovviamente auspichiamo sia poi... Per il meglio, assolutamente per il meglio per la nostra nazione, però quello che ci state comunque chiedendo è: mi piace collezionare, ma posso anche immaginare eh, qualcosa di taglio un po' particolare che nel tempo comunque mi dia soddisfazione, che possa magari regalare pensando già a un Natale vicino, non vicinissimo, magari a, a mio nipote, a una persona cara. Quindi sempre con la giusta attenzione, sempre moderando le parole. Noi amiamo di più parlare di bene riforme, che non di investimento, cioè qualcosa che nel tempo dà risultato, ma che soprattutto sappia parlare una voce alta di qualcosa che è apprezzato internazionalmente. Ripeto, è un'ottica che ci state chiedendo: un taglio che andremo a portare questa sera, forte dell'esperienza Bolaffi. Dal 1890, quarta generazione. Quella appunto che viene considerata come innovazione, l'innovazione è anche essere presenti sui vostri teleschermi, eh, eh, ospiti discretissimi ovviamente a casa vostra, eh, sia per il pubblico che ci segue da tempo, sia per i nuovi telespettatori. Ricordiamo che eh, il numero che vedete, 346 finale, eh, è per le vostre chiamate, risponderanno Sai Cristina che salutiamo, o lo 090 per mandare WhatsApp o SMS. Per comunicare quindi con noi durante la trasmissione. Alberto alla telecamera, salutiamo Paolo in regia eh, e ci saranno tante cose da vedere, ma soprattutto terremo un passo, un ritmo, magari posizionato anche nel tempo delle nostre tre ore di trasmissione su questi capitoli, su questi argomenti che eh, consideriamo molto validi e che il nostro pubblico ha recepito. In alcuni casi avremo un'unica possibilità, in altri casi vi daremo qualche chiamata in più, ricordando sempre che le vostre scelte, la moneta che vi piace, la collezione che vi piace, le potrete vedere a casa vostra e grazie ai miei colleghi presenti in tutto il territorio nazionale, senza nessuna spesa aggiuntiva né di, di trasporto né altro, senza nessun obbligo d'acquisto. E questo è importante perché eh, dicendo vorrei scegliere, vorrei vedere è sempre una conferma in visione. Accennando al termine finanziamento, invece finanziamento è un pagamento dilazionato, eh, non c'è bisogno di ricorrere a chissà cosa, per eh, far sì che possiate magari diluire nel tempo il vostro acquisto, senza interessi ne parlerete con noi. Ci troveremo, come sempre accaduto, sicuramente d'accordo. Voglio fare anche un saluto eh, al signor Renato, non so se l'ascolto in questo momento, Uh, Ringraziandolo e complimentandomi per la scelta che ha fatto sulla scorta, diciamo così, della trasmissione di ieri sera. Tra l'altro, un po' me lo sentivo perché eh, oh, abbiamo difeso oggi dall'assalto giustissimo. Dei colleghi che poi eh, hanno da servire tutto il pubblico Volafi sul territorio italiano e non solo, e che magari eh, pubblico Volafi che non segue le nostre trasmissioni, che non dicono al televisore, ma magari non recepisce al meglio il nostro segnale o non è abituato a vedere il teleschermo. Quindi mh, abbiamo difeso proprio quella realtà, e cioè non è possibile che non venga confermata, invece eh, c'è stata conferma poco fa, sempre in visione. Allora andiamo a vedere di cosa parlare. Parliamo attraverso. Le nostre pubblicazioni attraverso le nostre cornici, i nostri scrigni, le nostre ehm, le vesti, diciamo ideali. Che però, attenzione, ideali, ma perché contengono qualcosa di giusto, di importante. Di cosa parleremo quest'oggi, anzi, questa sera? Parleremo, attenzione, volutamente le, faccio un po', le lascio un po' rifrangenti questi argenti. Perché andremo a vedere cinque argenti eh, e, uno, e un bronzo parlando del famoso progetto monete. Che io adesso alzo: i valori nel tempo già la parola eh, potrebbe essere sufficiente. Ma i sette capisaldi di questo tempio della numismatica sono l'antica Grecia, il mondo romano, il, la cristianità il eh, rinascimento, le grandi monarchie del 7-800, l'età moderna e quella contemporanea. Ne offriamo sei, la settima la troveremo ovviamente eh, proprio adeguata alla alla proposta che eh, cioè troverete poi adeguata insieme a quello che potrà essere il vostro completamento a scelta del percorso fatto, ma sentirete il prezzo che andremo a proporre per sei monete della storia eh, del valori nel tempo. Qui campeggia invece un, um, un altro momento importante, eh, molto molto importante. E non voglio dire battiamo il ferro finché caldo, perché eh, la proposta dei Maringhi d'Oro l'abbiamo sempre portata al nostro pubblico finché saranno disponibili, avvalorati dalla presenza dell'oro, ma anche dalla presenza di una tiratura contenuta perché appartenente alla storia stessa. Poi andiamo a vedere sull'altro fronte, troviamo delle sorprese legate alla. Poi andremo a chiarire tutti i vari concetti, ma sempre presentando le diverse monete. Andiamo a vedere l'insieme del nostro espositore. Chiaramente potete sempre indicarci ciò che preferite vedere e valutare. E quindi parleremo di Marenghi del Regno di Sardegna, dell'Unità d'Italia. Eh, però offriremo anche quel capitolo di Bisanzio con due importanti reclio e foca monete d'oro e solidi. E poi attenzione! Una moneta, adesso la vedete, anzi la vado proprio un attimo a indicare, è questa, che ci avete richiesto, c'è stata un'ondata un fortissima recentemente, sono i rubli russi. Qualcuno eh? dirà ma così celebriamo il viaggio eh, del nostro Presidente del Consiglio eh, in Russia. Come volete, signori, um, ma comunque andiamo a indicare in questo caso il, uh, il rublo storico, ovviamente i rubli d'oro, i 10 rubli d'oro che vedete sulla destra. Non casualmente sono presentate una accanto all'altra perché la Russia, da sempre, si considerò ovviamente l'epoca delle monete molto precedente. Ma si considerò un po' erede del mondo bizantino e successivamente quasi protettrice nei confronti ovviamente dei rivali di sempre, cioè quelli che furono gli ottomani della cristianità e in questo caso della cristianità, quella che divenne poi cristianità ortodossa. Quindi c'è un riferimento molto molto netto. Andiamo a vedere ancora le altre sorprese perché è un periodo di ricorrenze importanti, si parlava della morte di Paolo VI nel mese di ottobre, si parla della... Dei 40 anni di Papa Voitiva, quindi noi andiamo a parlare però di Papa Francesco e con Papa Francesco vediamo quella monetazione che è il valore più o meno elevato, attenzione, eh, cioè si parla di un valore nominale eh, dei 10 eh, eh, euro d'oro, quindi la moneta più contenuta. Ma utilissima, validissima perché è una monetazione che inizia nel 2014 come 10 euro. E qua vi do i tre anni centrali, cioè abbiamo il 2015, 2016, 17, Quindi tre battesimi, infatti, li abbiamo chiamati i battesimi del, di Papa Francesco, al singolare eh, perché è eh, il suo battesimo, ma è legato ovviamente alla monetazione originale e autentica della Città del Vaticano. Andiamo ancora a vedere un altro confronto d'insieme, abbiamo un'unica chiamata eh, per eh, i sei bronzi dell'antica Grecia, ecco, li teniamo in questo modo, sono ovviamente le monete, potremmo anche aprirle all'interno eh, delle diverse capsule, eh, qualche settimana fa avete scelto sei bronzi ed è stato giustissimo. In questo caso andiamo a vederne sei come ultima disponibilità nella proposta legata proprio a questi specifici soggetti. Anche qua vi daremo un prezzo eh, di possibilità di favore, eh. non è ancora Black Friday, però eh, ci vorrà ancora un mese circa. Però eh, siamo un po' orientati adesso senza usare parole. Diciamo, di pubblicità o che appartengono ad altri, eh, saremo ovviamente orientati alla vostra massima soddisfazione. Finché possiamo ancora presentarvi le collezioni: certo, delle monete della, mh, della Repubblica, lo faremo. Sono, è una proposta assolutamente interessante che andremo a vedere nello spazio della nostra trasmissione. Quindi, all'interno sono contenute le 24 monete, le prime lire della Repubblica. Quindi, andremo a parlare anche di queste. Chi ci segue recentemente, ci segue assiduamente, ha già avuto alcune presentazioni in tal senso. Le avete scelte in molti, non vedo perché non presentarle ancora, magari a quelle persone anche incerte che hanno voluto un po' valutare, fare i loro confronti, vedere quali erano i prezzi, eccetera, e che ci chiedete ovviamente, no? Il famoso, le famose richieste on demand accadono anche nell'aspetto nell diciamo, della televendita, cioè la richiesta di dire l'ho viste l'altra volta, posso rivederle meglio, sta maturando un po' in me l'idea di, eh, di sceglierle, e noi le presentiamo molto, molto volentieri. Allora, da dove cominciamo? Da una cosa che a mio avviso dovrebbe mettere d'accordo tutti, perché questo, eh, questa possibilità di mettere d'accordo tutti nasce proprio dall'idea eh, di trovare un documento storico, una moneta d'argento che appartiene alla nostra storia, ma che appartiene anche al momento della dell'unità d'Italia e qui eh, non ci piove. Allora la vogliamo vedere perché abbiamo questa sera una unica possibilità per grande, quel grande modulo, potremmo definirlo lo scudo eh, delle, eh, delle giornate di Milano, eh, proprio per entrare e confrontare la bellezza di questa valetta. Attenzione, prima cosa quella patina che vedete, argomento delicato, quando si vuole falsificare viene... qua un attimo che sto facendo un discorso e non posso seguirti... Eh, quando si tratta di falsificare, viene, si cerca di crearla d'arte. Quindi non prendano la moneta d'argento, un bello spazzolino, eh, magari uno cioè spazzolino da denti come si vede fare quando i militari fanno le corvée, sul, eh, quando fanno le corvée sul, eh, sul ponte di una nave e la lustrano. No, quella patina vale, non dico altrettanto perché esagererei ma ha un forte ha un importante valore quindi eh, chiariamolo subito adesso andremo a eh, ricordare brevemente di cosa si tratta andremo a vado a segnalare subito no? si coniuga tutto al futuro si coniuga tutto al futuro andiamo anzi l'indicazione ce la darà la moneta stessa eh? la stessa moneta ci dirà di cosa si tratta perché queste sono le 5 lire, quindi possiamo definirlo tranquillamente scudo, del 1848, governo provvisorio di Lombardia. 5 lire italiane. Facciamo un po' di studio della storia, signori. No, non interrogo nessuno, non preoccupatevi, siamo tutti fallibili. Italia Libera, Dio lo vuole, quello che abbiamo letto sull'altra faccia della moneta. Eccola qua, lo stiamo vedendo, il confronto è Italia libera, Dio lo vuole, cosa significa? Unità d'Italia è eh, 1861, la data del 5 lire italiane è il 1848, vengono coniate in fretta e furia tre diversi valori dal governo provvisorio di Lombardia, mentre le barricate cercano di frenare l'impeto austriaco che... Eh, Tornava, voleva rioccupare quel periodo, quella, quella importante città e quei luoghi limitrofi. Quindi una moneta storicamente ineccepibile. Vi do subito il prezzo: tanto la chiamata è una soltanto, solo una chiamata e corrisponde esattamente a soli 450 euro per la proposta numero 3 il 5 lire d'argento del governo provvisorio di Lombardia. Io credo si veda bene, poi posso tenerla anche tra le mie mani. Andiamo a chiarire un'altra cosa e qui vorrei chiamare, intanto gli amici lombardi-milanesi si dovrebbero sentire un po' eh, motivati a scegliere una simile, eh, una simile proposta, ma andiamo a studiare un attimo assieme due caratteristiche in più valide. Per, eh, che sono, sono valide per avere, per, per riuscire a immaginare eh, la bella possibilità di, eh, di, questa, di questa scelta, cioè la bella possibilità il perché andare a scegliere questa moneta. Allora se noi prendiamo il nostro catalogo delle monete e delle banconote eh, che ovviamente è un strumento interessante direi importante, chi cerca chi inizia o, o prosegue nel collezionismo dovrebbe dotarsi di questo catalogo, chiedono ovviamente al centralino Repubblica Subalpina, governi provvisori è la seconda voce, poi abbiamo anche Repubblica Italiana abbiamo anche gli euro, quindi tutto quanto viene citato in questo catalogo, ma le prime pagine vedono i governi provvisori quelli che verranno, avranno una costituzione anzi verranno costituiti, scusate, nell'arco di breve tempo e poi nell'arco di breve tempo termineranno ancora sotto il gioco Straniero, eh, usiamolo, non abbiamo paura di usare queste parole. E allora, il 5 lire, guardate lo stato di conservazione di questa moneta eh, rispetto alla nostra, l'abbiamo scelta, l'abbiamo messa eh, su catalogo, quindi è chiaro che ebbe una circolazione abbastanza eh, immediata, no? eh, venne passata di mano in mano, quindi il senso... L'utilizzo della moneta stessa è percepibile, monete è che hanno avuto il loro percorso. Le caratteristiche le vediamo: 37,6 perfettamente il modulo dello scudo d'argento. 25 la grammatura, l'argento di alto titolo 900 millesimi. La tiratura, un unico anno di emissione, il 1848, la tiratura 120.306 soltanto, zecca ovviamente di Milano. Sono le famose giornate di Milano. Sono il 48, il momento in cui, diciamo, il popolo, anche se condotto, da, portato da una certa intelligenza, eh, diciamo così, eh, si va a, a portare di insurrezione a un livello decisamente sensibile. Le tre monetazioni che vengono del governo provvisorio di Milano sono lo scudo, definiamolo così, il 5 lire, il 20 lire, cioè il marengo, e attenzione signori, il, il doppio marengo, il 40 lire. Basta, se andiamo a vedere qua accanto leggeremo, eh, leggeremo Venezia, eh, governo provvisorio di Venezia in alto. Quindi una collezione potrebbe essere tranquillamente formata da queste tre monete e avete completato l'argomento. Ora tutti i possessori di, del Marengo di, del governo provvisorio, del 40 lire doppio Marengo del governo provvisorio, abbiano modo, signori, considerino che andando ad acquisire non per 4.500 euro, ma per 450 euro, questa moneta la collezione diventa ulteriormente valida, ma anche il concetto eh, portato del fatto di immaginare magari questa scelta e poi andare avanti: e, guarda, quando, capiterò un, quando capiterò, prenderò un 20 lire del governo eh, provvisorio, il Marengo e poi il doppio Marengo. Così avrò la mia bella collezione oppure. Guarda, amo la storia della mia città, Milan, che è in gran Milan, eh? amo la storia della mia città, non colleziono monete in genere, però qualche documento storico di questa, di questa di quest importante storia la vado a scegliere, lo voglio scegliere. Ecco, il modo giusto, a mio avviso, perché ciò si possa realizzare. Tenendo sempre, no, no, una, esatto. Facciamo un po' di riferimenti, mi dai solo una visione, là ovviamente, Alberto? E eh? quindi, esatto, esattamente, esattamente. Quindi andiamo a vedere. Eccola, stiamo proprio vedendo la proposta numero 3. Eh? E qui tra le mie mani, signori, e qui tra le mie mani, sì, certo, adesso sì, l'abbiamo spostata. Eccola qua. Chissà se riuscite a intuire la grandezza di questo eh, 5 lire, 5 lire d'argento, una chiamata soltanto, solo, è eh certo, tra l'altro certificato che accompagna il 5 lire del governo provvisorio di Lombardia, 450 euro la richiesta, ma voglio pagarla in due volte, guarda, me la voglio regalare per Natale, è possibile? Ma certamente, ma certamente è possibilissimo. L'immagine è quella che ritroviamo, l'effigie è quella che ritroviamo perfettamente anche nel Marengo e nel 40 lire: perché per la zecca di Milano, signori, sotto, sotto assedio diciamo, da parte delle, eh, delle truppe austriache. Eh, sotto assedio, comunque pressate dalle truppe austriache, non era facile immaginare qualcos'altro che non una antica effigie della divinità italica, un'Italia turrita. Eh, definiamole così come riferimento, ma è bellissimo quell'Italia libera, Dio lo vuole, che va a costituire un patrimonio decisamente, cioè un, un significato decisamente importante, decisamente importante. Allora, molto bene, eh, la teniamo a disponibilità del nostro centralino, ho voluto presentarla da subito, attenzione, una seconda chiamata, non potrà, ma guarda ne abbiamo un'altra da parte, e garantirne prezzo e, eh, e caratteristiche, non so quando e come, certamente non in meno, eh, non inferiore, eh, proprio a livello di... Eh, Diciamo di informazioni di non cioè inferiore a livello di richiesta. Eh? È bellissima questa. Teniamola ancora un attimo, dai. Ma, ma scusate, ma chi colleziona gli scudi, chi colleziona le monete d'argento? Eh? Questa patina, signori. Questa patina, ma è, è una medaglia al valore, al valore questa patina. Guardate che bellezza. Questa patina è una medaglia al valore, quindi mi raccomando, sia proprio eh, il, il massimo della possibilità. Io invito veramente alla scelta eh, e arrivare per primi e chiederla di vederla. Argento, guardate lo stato di conservazione vedendo anche il bordo, la zigrinatura. Non è stata tosata questa moneta, eh? non è stata eh, diciamo. Eh, non sono andati a cercare di appunto tosarla per togliere polvere d'argento che eh, poi venne tesaurizzato. Perché l'argento venne poi lasciato? Perché l'argento nel tempo ovviamente diventò troppo costoso per l'emissione di certe monete, ci furono poi le banconote no? che presero piede su questi valori. E allora io qua mi permetto di insistere: guarda anche, eh, guardate, anche, adesso, anche al contrario, guardate il rilievo come è rimasto assolutamente valido nella percezione proprio della, della moneta eh, grazie, un carissimo saluto eh, un carissimo saluto Grazie e complimenti ovviamente, un carissimo saluto eh, da parte mia, eh, mi fa piacere. Un giorno magari quando sarò là al centralino, inteso come insieme al centralino, mi farà piacere poi parlare con voi perché i miei colleghi hanno la fortuna di conoscervi personalmente e eh, con tante belle cose, insomma. Eh, e, e io sono sempre un pochino qui, ma va bene, però mi fa piacere anche sentire la vostra voce e quindi ringrazio ovviamente il nostro. Grande collezionista, allora andiamo avanti a questo punto. Eh, la riponiamo perché non più disponibile. Io voglio parlarvi un attimo di monete, poi c'è anche quella valida scelta legata... legata, ci sono cose veramente da seguire questa sera. Allora andiamo un attimo a vedere monete. Cosa significa monete? Riponiamo il nostro catalogo provvisoriamente. Monete significa poter vedere, valutare e apprezzare la storia attraverso diverse monete che noi scegliamo per voi. Dici ma come? Eh, la collezione personalizzata? Allora, la collezione personalizzata avete ragione, è una bella cosa, ma in questo caso, con un prezzo molto particolare, eh, limato, mh, la somma delle sei monete andrebbe a coprire un valore differente. Andiamo a presentarvi quello che sta, una grande, eh, sta raccogliendo grande consenso, e cioè cosa fai Paolo? E cioè andare proprio. No, è tornato, ah, ok, perfetto. E cioè andare a vedere quello che significa la singola moneta che vi andiamo a offrire. Allora prepariamo un attimo, no, aspetta, prepariamo un attimo il nostro filmato, eh. No, no, ma ragione, la strategia cerca di capire le mie intenzioni, ma mi dice Alessandro cosa vuoi vedere. Attenzione perché andremo a valutare una per una queste monete e di conseguenza eh, ehm, offriremo nella proposta il cofanetto che ho qua accanto a me, il vero e proprio scrigno teca museale, che ha un valore di 250 euro e che questa sera invece vi offriamo. Vedete? Questo è lo scrigno, quello che viene inserito al suo interno, ciò che viene protetto, ciò che viene trova il suo porta certificato, il libro dedicato alla storia. Possiamo anche chiamarlo la storia del risparmio? C'è un museo del risparmio a Torino che io me ne sono visitato, bene, è la storia della moneta, fino ad arrivare poi agli ultimi strumenti finanziari. Quindi, però questo è legato anche a tale termine. Questo è legato alla diversificazione. Allora, per essere più chiari, con un brevissimo filmato oggi vanno di moda, no? le mostre con gli audiovisivi, eccetera. Anziché mille parole di un presentatore statico, anche se credo di non esserlo e spero di non esserlo. Vediamo in un minuto cosa significa avere. Questo appuntamento con lo scrigno monete, con quelle sei che vi daremo su sette periodi storici, il settimo lo troverete certamente, andrete a inserirlo seguendo magari le nostre trasmissioni, vediamo cos'è il progetto monete e poi con una sola chiamata andremo a dare la proposta speciale di questa sera. Prego alla regia. Nuova frontiera del collezionismo perché? Perché anziché modulare le scelte su un periodo storico, questo nessuno ve lo impedisce, ci mancherebbe, è capitato molte volte che chi sceglieva un periodo storico poi guardando ad altri momenti della storia dell'umanità e della numismatica eh, rimaneva eh, diciamo, mh, colpito dal, dal fatto di alcune... Più sensibili diciamo bellezze che non entravano nella sua collezione ecco allora l'idea di poter affiancare eh, proprio questa scelta a chi già possiede collezione o chi invece vuole entrare magari per la prima volta e quindi avere qualcosa di cui poter essere diciamo orgoglioso dal punto di vista di collezionismo con una sola scelta già siete collezionisti signori andiamo a vederle perché dobbiamo dare voce a ognuna di queste Abbiamo già dato il valore ai 250 euro dello scrigno, esclusiva a Bolaffi, ma andiamo a considerare i diversi momenti storici. Questa che vedete è la dracma di Alessandro Magno, moneta in argento, signori. Dracma di Alessandro Magno, il mondo greco. Scendiamo, andiamo a vedere la seconda. La seconda si, ci parla del denario, o oh, denaro... Di Gordiano, imperatore romano, denario in argento. La secondo, il secondo periodo storico, chiaramente SPQR, chiaramente l'impero romano. La terza che eh, incontriamo scendendo, ecco qua un bronzo di Costantino. Quindi ecco perché lo abbiniamo alla croce: l'avvento della cristianità porterà poi anche con Bisanzio in Oxigno Vinces un fortissimo mutamento mai verificatosi prima eh, della, dei simboli sulle monete. La quarta la, la troveremo, la troverete insieme. Volevamo lasciarvi questo spazio vuoto proprio per non incidere totalmente sulla proposta, diciamo fissa, obbligata, suggerita certamente, ma volevamo lasciare uno spazio eh, che, che vedrete, che potrete poi andare a completare nelle diverse scelte. La successiva ci porta invece allo scudo di Vittorio Emanuele II. Abbiamo parlato accennato al periodo storico del 48 e dell'Ottocento. Qui vediamo il 1878, il grande modulo, sempre il 37-38 mm, per lo scudo di Vittorio Emanuele II, quindi il 5 lire. Le grandi monarchie, l'Italia si è già fatta. Ma comunque la grande monarchia, il regno di Sardegna diventa ancora più grande con il Regno d'Italia. Argento anche in questo caso. Andiamo avanti, troviamo uno sguardo che apre il modulo del, diciamo dello scudo, ma proiettato in altro continente, e cioè l'America Latina, perché qui abbiamo dedicato a Bolivar, a Simone Bolivar, quello che viene chiamato lo scudo Bolivar siamo nell'era della meccanizzazione, quindi parliamo dei, del Novecento come eh, periodo storico, fino ad arrivare a un 5 euro d'argento, attenzione moneta a tutti gli effetti, la datazione è quella del 2013, l'atomo rappresenta in realtà la contemporaneità, è un simbolo poi che ci porta... In realtà, tutto quello che sarà anche il mondo virtuale, ma qui di virtuale non c'è niente, è tutto tangibile, ed è eh, San Marino, Repubblica di San Marino, dedicato ai 5 euro in argento di Federico, dedicato a Federico Fellini. Il totale della proposta, signori, di Sei Monete è quella che noi ehm, chiamiamo, andremo eh, appunto a definire come l'8000, lo chiamiamo proprio così, l'8000. 6 monete con, attenzione, la richiesta esattamente di 1000 euro. Eh? Quindi eh, la numerazione eh, che andiamo a eh, vedere, a considerare, è la numero 11. I testimoni della storia, gli diamo quindi un, un riferimento, l'8000 è ovviamente il prezzo, i testimoni della storia, 6 monete ehm, a 1000 euro. Ora la chiamata è una soltanto, attenzione, l'unica moneta che non è in oro e in bronzo e siamo nel periodo storico di Costantino. Tra l'altro è quella che va a identificare la lupa capitolina, io adesso vi sto mostrando soltanto una delle, delle parti della moneta stessa. Torneremo poi a rivederla, magari andremo proprio ad aprirlo assieme. Come si apre, come potrete maneggiarlo, lo faccio vedere subito con l'ausilio della nostra telecamera. Eh? Quindi vuoi seguirmi? Perfetto, benissimo, io qui lo sto prendendo, ecco qua, mi dai la 2, grazie che è meglio forse, perché così, eh, ecco perfetto, Paolo sta facendo ogni tanto dei flash con me e col becco della telecamera, ma è bellissima l'immagine col becco della telecamera Paolo, troppo, troppo becco, eh, va benissimo, troppo becco della telecamera, eh, va bene, grazie Paolo. Poi arriviamo alla pizza eh, con Paolo, pizza e birra offerta da Paolo, mettendo via anche ieri sera. Eh, allora, io vado a deporlo in questo anzi vado in questo caso, no, no, ragione sto scherzando, è eh, bravissimo il nostro Paolo in regia, vedete, semplicemente, sono dei magneti, semplicemente andando a far scorrere, non sollevando perché è duro andando a far scorrere, ecco qui le nostre monete. Ma io voglio continuare la collezione, addirittura vorrei, perfetto, guardate ad esempio lo scudo, semplicemente il distanziale di cui vi forniremo, ed ecco qua lo scudo che ce l'abbiamo tra le nostre mani, monete che possono essere tranquillamente maneggiate. Possono cambiare di dimensioni anche nell'ambito dello stesso periodo storico? Certamente, non preoccupatevi perché comunque vi forniremo di tutto quanto il necessario per poterla apprezzare. Ecco quindi la grande collezione, guarda forse si vede ancora meglio in questo modo perché chiaramente c'è la plancia che viene poi ricoperta diciamo così da un ulteriore schermo in plexi per poter ovviamente fissare le stesse monete questo sta concorrendo a un premio del design internazionale e quindi abbiamo veramente siamo orgogliosi proprio di questo ed è una scelta splendida eh, a livello proprio di costruzione il modo giusto per custodire e per presentare quando volete eh, come un'opera d'arte all'interno della vostra casa, questo contenitore, oppure rigorosamente, eh, con discrezione, celarlo all'interno dello scrigno. Ecco perché la chiamiamo teca museale proprio in questo caso. Una sola chiamata, andiamo e procediamo ancora. Perché, forti dell'esperienza, no, forti dell'avervi mostrato un bronzo romano. Adesso facciamo un salto anche qui. Attenzione, quando vi dico signori una sola chiamata, intanto la plancia la, la metto perché così, lo eh, schermo della plancia la metto così sono ancora più protette, eccolo qua, tanto si vedono lo stesso bene, voglio darvi la possibilità di scegliere quella che è stata la moneta corrente, il denaro corrente nel mondo dell'antica Grecia state scegliendo con giusta frequenza uh, uh, proposte da 2005, 5000, 7000 euro che sono ad esempio le monetazioni della Magna Grecia o quelle della Grecia continentale delle diverse poleis del periodo ovviamente che precede l'impero romano mm? ma l'effigie delle monete greche non è quella di imperatori ma bensì di divinità e sei di queste divinità questa sera eccezionalmente le possiamo presentare, mm? le possiamo quindi mostrare al nostro pubblico. Ora, vi ho già detto, livellamento, eh, si va cioè, a fare un'offerta perché dall'archivio Bol Bolaffi erano in realtà due diversi eh, momenti storici, dall'archivio Bolaffi andiamo a scoprire il senso di questa possibilità d'offerta e cioè un prezzo che non è ripetibile. Oggi bronzi così vengono presentati uno per uno. Ultimamente abbiamo avuto accesso a questo archivio Braffi, ci sono stati concessi un po', sentendo magari già un po' l'idea, a me non piace parlare di Natale a ottobre, siamo ancora a ottobre, però l'idea di un... Di un progresso né, nella della vostra attenzione durante il nostro anno, e allora andiamo a previarvi in questo modo, ma potremo farlo con una sola persona, tutti i collezionisti di testimonianze del mondo antico. Che siano aurei, che siano solidi, che siano tetrodrammi, che siano eh, argenti, che siano monete greche e romane, mi raccomando, ma anche chi per la prima volta dice voglio approfittare dell'occasione e sceglierne se in un solo colpo. I bronzi del mondo greco, dell'antica Grecia, sono nei musei. La consunzione del bronzo, vista l'ampia circolazione, perché non è che venivano spese tra Atena e Sparta. Sparta addirittura agli inizi non considerava nobile avere il metallo, ma erano addirittura dei dischi di legno in origine, comunque eh, a Delfi più che eh, nelle diverse eh, poleis greche, ma avevano un percorso che andava dall'Asia minore fino appunto a Sud Italia e ancora a toccare parti del Mediterraneo. Quindi venivano scambiate tra i fenici, tra tutti i diversi popoli. Andiamo a vederle perché abbiamo questo cofanetto, questa volta ancora un cofanetto infatti, eh, che però centra l'obiettivo di vedere queste sei divinità. Allora, attenzione, attenzione. Dicevo la consunzione del bronzo, eh, le monete, questi dischi di bronzo coniati secoli e secoli fa, eh, più di 2000 anni fa, trovavano eh, una forte usura. Quindi la qualità che vediamo è stupefacente. Perché, comunque, riusciamo a identificare, ci sono dei frammenti di monete nei musei, anche internazionali, che quasi non si riconosce, si dà una provenienza abbastanza certa o probabile, ma difficilmente si identifica la divinità. E allora, qui invece abbiamo il bronzo di Artevide, abbiamo il bronzo di Atena, quello di Zeus, Eracle. Il bronzo di Era e quello di Poseidone. Tutte e sei questi bronzi non li separiamo e infatti li abbiamo chiamati i bronzi dell'Olimpo. E tutti e sei questi bronzi conservati eh, all'interno di questo, eh, ci piacciono i cofanetti questa sera, non posso usare il termine scrigno, se no diventa un po' troppo eh, questo è il certificato che vediamo in basso, eh, lo possiamo proprio osservare insieme, vengono proposti, attenzione questa sera, come unica occasione, unica disponibilità a 1300 euro. 1300 euro per la proposta numero 7, 1300 euro per la possibilità di vedere, eccolo qua, è bellissimo, questa pergamena che va a illustrare e informare l'autenticità delle monete che state vedendo e che vi stiamo offrendo, 1300 euro come unica occasione. Può comparire l'indicazione la numero 7, caro Paolo, cioè quello che abbiamo eh, segnalato ovviamente nel, nel nostro. Sì, esatto, perché corrisponde proprio alla 7, quindi quella che abbiamo ehm, eccola qua, segnalato al nostro pubblico e che voglio segnalare eh, ancora è come occasione, una parola un po' eh, pesante, ma quando è la verità, quando è la realtà. Adesso voglio. Vogliamo vedere un attimo una di queste? Benissimo. Allora andiamo a vedere, mi date ad esempio una curiosità proprio legata alle caratteristiche... Guarda che bellezza. Eh? Vediamo un po' nella eh, nostra telecamera di precisione. La, la chance di poterle leggere anche una per una perché in effetti bisognerebbe, io non devo peccare di presunzione dicendo: Ma guarda, basta un attimo vederle e le confermano. Giustamente c'è chi vuole, ma non dico maggior convinzione, maggior tempo di visione, maggior tempo di osservazione eh? perché le qualità del bronzo, signori malleabile, certamente ci portano eh, nei confronti di certe realtà a scoprirli, a scoprirne il loro stato di conservazione. Mamma mia, che, che cosa sono, che cosa sono. Anzi, facciamo una cosa, me ne metti una accanto all'altra, guarda, mettiamole due. Questa a sinistra, in modo che così si guardino, eh? in modo che possono osservarsi e voglio farvi vedere, useremo ovviamente il nome greco e voglio mostrarvi il tempo ovviamente di, stiamo posizionando nella nostra telecamera di precisione la possibilità di apprezzare e vedere entrambe le monete. Sarebbero da schierare, guarda cosa, no, ti prego. Se in questo momento sta facendo zapping un appassionato di storia dell'arte, di collezionismo del mondo antico, eh, di oggetti chiaramente liberi alla vendita, perché anche questa è la forza Bolaffi, il dichiarare la provenienza da parte nostra, fantastica. Vai, vediamole, vediamole. Abbiamo estratto in questo momento, guardatele. Allora, vi presento signori il bronzo di Artemide sulla sinistra e il bronzo incredibile di Zeus. Eh? E il bronzo di Zeus sulla destra. Dovevamo accostare Era, la sua consorte, sarebbe stato più giusto, però eh, va bene comunque. Allora, osservate come la densità. Eh, come il tempo ha plasmato a circa 2300 anni di età queste monete eppure quel volto di era diceva è una moneta autentica sì, sono due delle sei che stiamo vedendo valutando assieme quella, quell'incredibile prova un attimo a vedere eh, vieni un attimo con me questa incredibile libertà di tratto, questa bellezza greca a tutti gli effetti, e forse in questo modo viene un po' mistificato il colore perché queste chiazze che vedete sono date non so da quale riflesso, però dalle luci del nostro studio, perché ovviamente la moneta non ha queste chiazze, scusate, blu elettrico, no, in effetti non si vede così bene. Proviamo a inclinare leggermente, vediamo se, ecco, guarda, guarda, così, ecco qua. No, no, vai su era un attimo perché è degna di un museo. Cioè andate sotto la Creopoli ad Atene nel museo straordinario museo trovate qualcosa di analogo. Siete pronti, signori, a rinunciare a un prezzo dove i 1300 euro sarà giusto indicare da sola non la coppia ma una singola moneta come questa in un futuro che certamente non sarà lontanissimo? Ma, ma adesso quello che mi sta a cuore è riuscire a bloccare anche quelle persone, gli appassionati della storia dell'arte, i collezionisti d'arte e numismatici ci sono di diritto su queste scelte, su questa possibilità. Vediamole ancora, torniamo con la nostra telecamera, in modo, diciamo, in, in, in visione più diretta e non filtrata ancora da queste nostre immagini, per poterle mostrare al meglio. Io trovo ne sto prendendo due, eh? non dico casualmente, potrei prendere le altre quattro. Tra l'altro la vostra conferma è una conferma in visione, Zeus e Artemide, eh? cosa c'è di, di meglio come possibilità nel confronto che abbiamo questa sera. Andiamo a vedere il rovescio, signori, andiamo a vedere il rovescio. Guardatela. Il Lampo eh? è una fiera in corsa. Circa 2300 anni di storia. Cosa chiede di più attenzione? Sono sei le monete in bronzo, i bronzi dell'Olimpo sono sei. Eh, le monete che andiamo a offrirvi appunto a 1300 euro. Signori, a 216 euro periodico, eh, perché sono, eh, bisogna essere corretti, anche, a 216 euro circa, mettiamola così, le perdete o al momento non state perdendo nulla? Non, non le volete valutare? Una chiamata dedicata anche a chi ha la consapevolezza di trovare di trovare in queste immagini, in queste effigie, l'origine stessa del mondo. Ma scusate, la, la Repubblica Roma come Repubblica, chi guardava? Guardava la Magna Grecia, guardava i simboli greci. Il riferimento dell'Italia turrita che abbiamo visto nella, ehm, per quanto concerne quel bellissimo governo provvisorio di Lombardia eh, è legata al, a Siracusa, è legata alla Magna Grecia come origine e simbologia. Quindi si dovrebbe dire, che, anzi si dice, che qualunque sia il vostro tipo di collezionismo fate tesoro del mondo greco, abbiate una testimonianza. E avere una simiglianza di un argento greco significa spendere uh, 2.000 euro, circa 5.000, 7.000, no? Dipende ovviamente da tanti fattori. Ma a 1.300 euro formare la collezione degli dei dell'Olimpo, avere già questa scelta così precisa, così mirata e così possibile. Va bene? Rivediamo il cofanetto nel suo insieme in modo che uh, ci sia ancora la percezione, chiaramente conservate e protette all'interno delle capsule, eh? una chiamata soltanto, unica occasione, una unica possibilità. Quello, non si tratta di perdonare o non perdonare, però quello che invito a fare, signori, è andare a vedere, considerare e valutare la chiamata in visione. Questo vi invito a fare, cioè quello che non deve sfuggire, è eh? farvi dire: guarda, allora se è un no, perché guarda, non mi emozionano, non mi interessa la storia antica, eh, non eh, così, non, non ho nemmeno un, un, un regalo, un regalo a altre cose. Per carità, poi 1300 euro tenetele per voi, siate veramente eh, in, eh, i custodi di questa realtà con le diverse tonalità che il bronzo assume nel tempo, no? Però se invece c'è una percezione, se c'è una curiosità, se c'è un desiderio più o meno velato, ma possibile, non è che dovete per forza dire ah, quando vedo l'illuminazione dal cielo scelgo queste monete. Cominciate a fare un passo, cominciate ad avvicinarvi a questo importante riferimento storico. E eh, questo è il senso delle cose. Molto bene, allora torniamo, tanto sembra al centralino, grazie per la seconda o addirittura terza chiamata, ma non abbiamo disponibili, non abbiamo disponibili eh, altri governi provvisori, quindi il prima, la prima è stata scelta, sono arrivati poi un WhatsApp, mi sembra, sono due o tre segnalazioni mi ha detto Cristina, non possiamo accontentare le altre persone perché la signora Pasquale, che salutiamo, giusto Pasquale, vero? Pasquale. Sì, perfetto, la eh, signora Pasquale, le seconde e terze ci seguono in futuro, però io lo dico all'inverosimile, fino a essere noioso, chiamino a tempo debito, si facciano avanti a tempo debito. Adesso andiamo a vedere, eh, signori, facciamo un salto alle monetazioni d'oro, facciamo un salto alla città del Vaticano, eh, facciamo un salto nella monetazione di Papa Francesco dove troviamo due importanti testimonianze: scusate, tre importanti testimonianze. E tra l'altro avremo anche un'importante testimonianza invece per quanto concerne Giovanni Paolo eh, II. Allora parliamo però di questi tre anni dei 10 euro d'oro, fior di conio, 100% di qualità. Vedete, insieme ai nostri certificati, ma vedete anche il certificato della Statua della Città del Vaticano, quei librettini che sono inseriti nel cofanetto. Le monete sono ovviamente adagiate in questo ulteriore cof cofanetto, stasera è la sera co dei cofanetti. Eh. E allora... I battesimi di Papa Francesco tre monete, 2015, 2016, 2017, tre ori. Attenzione, lo dedichiamo anche a chi avesse già scelto, per qualche motivo dice guarda io ce l'ho già tutti e tre, benissimo, ne aggiunga altri tre, ma come battesimi che sono... È un momento speciale, una proposta speciale che riguarda una sola chiamata ancora. Attenzione, vogliamo farvi apprezzare, rinunciando a molto, devo dire a molto. Le tre monete che hanno valore di hanno costo prezzo di 1680 euro, sono all'interno della capsula, in questo caso perché fior di conio fondo specchio, tutte dedicate al sacramento e battesimo con tre diverse interpretazioni. Poi andremo anche a voltarle, eh. ovviamente, andremo anche a girarle per poterle apprezzare. Proviamo un attimo: io provo un attimo a sollevarla, una di queste, posso? In modo che si abbia meglio la percezione dell'effigie, dell'immagine. Le monete della Città del Vaticano sono apprezzate e conosciute nel mondo. E quindi, vediamo un pochino un attimo solo. Sì, dai, attenzione, la capsula che vedete. Può portare, la moneta è perfetta. Adesso io sto muovendo per farvi vedere il fondo specchio. Guardate che incisione. Se lascio qualche piccola impronta mia non preoccupatevi perché è la capsula che si pulisce semplicemente con un panno. Ci pensiamo noi ovviamente. Ecco il Cristo in preghiera. Andiamo a vedere il rovescio perché nel 2017 è lo stemma di Papa Francesco vedete l'hanno indicato i in numeri romani, che contraddistingue non più la presenza del suo volto, ma per sua stessa scelta lo stemma, appunto, miserando, atque eligendo. Richiesta 1680, come vedete, ma attenzione, stasera, solo stasera, occasione speciale, la proposta diventa la numero 16, la sbariamo... Eh, attenzione, non ho ancora dato la richiesta, Paolo. Eh? La sbagliamo, ma ho ancora detto quale prezzo facevamo. Sei l'avvocato difensore di Paolo, eh. Hai paura di pagarla anche te la pizza stasera. Allora, 1500... E eh, certo, se la sbarra non può essere da sola, sbagliamo e vediamo il prezzo. 1590! 1592, attenzione, ma cioè io ne ho preso una per una, il prezzo era... va bene, non sono scesi, anzi tutt'altro, ma vogliamo dare in questo momento a chi ci segue, a chi magari li ha già scelti l'opportunità di riguardo, ne prendo altri tre, perché è un vantaggio ulteriore. Questa differenza è eh, di circa 100 euro, di 90 euro esattamente sono in realtà sono in realtà denari, signori. Cioè sono tanti perché so, eh, questi sono ciò che non andrebbe toccato, non andrebbe limato, non andrebbe assolutamente eh, anzi, se il prezzo va considerato va considerato come qualcosa in più. Grazie, torniamo a vedere tutti e tre mentre voglio fare la stessa cosa con le altre due. Singolarmente possiamo sceglierle, potete scegliere, ma questo trittico, i battesimi di Papa Francesco, una sola chiamata e dedicato e destinato. Quindi dici io ne voglio uno, chiaramente ognuno verrà proposto al suo giusto prezzo, e cioè eh, 5,50 quello del 2015, 5,80 quello del 2016, 5,50... Quello del 2017, quindi avranno il loro giusto, la loro giusta richiesta. Andiamo a vedere. Ecco, questo è molto bello anche perché si vede il volto di Papa Francesco sui 10 euro. Le tirature, ne facciamo subito un esempio, eh, un attimo solo. Ad esempio, il 1000, anzi, lo leggeremo assieme. Vediamo un po' caro Alberto, ancora l'effigio di Cristo, reclina il capo nell'attesa del battesimo di Giovanni nel Giordano, euro 10, monete a tutti gli effetti mi è chiaramente riservate al, al collezionismo, divennero subito, subito ecco, ecco il fondo specchio, 917 millesimi il titolo dell'oro. Valore nominale, valore facciale 10 euro, che ovviamente non costano mai, non sono mai 10 euro. Stiamo trattando a prezzi di uscita, eh? quindi, come se foste tra quei, come noi, insomma, tra chi ha accesso in primis. Non voglio dire un club ristretto, mi sembra un po' una mancanza così, una specie di classismo, ma in realtà, noi abbiamo una precedenza di scelta e vi stiamo trattando con le stesse caratteristiche che abbiamo noi come possibilità ecco qua vedete il rovescio il rovescio parla del giubileo della misericordia il volto di papa francesco sorridente il suo profilo è impresso sul dritto della moneta anno 2016 sempre 917 millesimi vennero tirati nel 2016 lo leggiamo insieme guarda lo leggiamo insieme la mettiamo qua perché, in più lingue, in quanto collezionate nel mondo, 3000 esemplari. Vedete, le altre sono in lingua inglese, sono in lingua tedesca, andiamo proprio al centro: 10 euro, 917 millesimi, fondo specchio, proof, come si dice in inglese. 3000 esemplari. La zecca di Roma, che eh, per il governatorato della città del Vaticano per i propri gioielli, eh, chiamiamoli così, i gioielli della fede, beh, vanno bene i battesimi di Papa Francesco perché non rinunciamo assolutamente al termine giusto, corretto, legato perfettamente eh, alla tipologia del, e alla simbologia, della, anzi eh, alla caratteristica del sacramento che stiamo vedendo. Non è identico il 2000, sempre bassissime tirature, ovviamente possiamo indicarle tutte quante, immaginate 3000 esemplari dell'anno scorso, quanti credete che ce ne sono signori? Quanti credete ce ne siano disponibili? Andate nella città del Vaticano, andate a Roma, in Vaticano, e chiedetele, non le troverete, perché ormai sono già state tutte distribuite e il mondo su Papa Francesco, questo è il primo del 2015. I 10 euro il volto di Cristo frontale col suo nimbo dorato, tutto da la moneta 117 millesimi anche in questo caso, fior di conio 100% di qualità. L'hanno indicato sempre i numeri romani, vedete il 2015, sempre sorridente, non identica alle di Papa Francesco. Allora, intanto grazie, devo ringraziare perché va bene, era mancante probabilmente per una conferma giunta proprio sul 2016, grazie, ricordo chi volesse da solo il 2016, la richiesta è di 580 euro, perfetto, mancava in collezione, benissimo. Nulla toglie invece, queste tre sono assolutamente non difese, preservate per chi vorrà scegliere tutte e tre queste monete, Tutti e tre questi ori. Li preservi 1590. Abituatevi. Qui attenzione non c'entra la grammatura, le dimensioni. Qui si va l'importante e la tiratura, le quantità, l'alto titolo. Certamente i 3000 esemplari ne abbiamo fatto un esempio sul, sul, sul 2016. Questo è importante ricordare. Questo è giusto ricordare. E adesso arriviamo, anzi teniamone un attimo, volentieri, volentieri, mi fa immenso piacere, un attimo solo, perché visto che parliamo di cristianità abbiamo un ulteriore dono, mi raccomando, eh, mi raccomando: un ulteriore dono. È stato santificato Paolo VI, eh, lo stesso è accaduto precedentemente per Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. E allora abbiamo, le ho già messe nella culla, qui ho solo i, cof i cofanetti, ma eh, le ho già, le ho già pre preparate davanti alla nostra telecamera, abbiamo due monete che diamo, offriamo assieme, sono le ultime monete d'oro di Giovanni Paolo II prima dell'avvento dell'euro, quindi le ultime dedicate alla lira, un attimo solo a mandare l'immagine. E queste due eh, ori... Corrispondono all'anno 2001 per Papa Giovanni Paolo II, indimenticato e indimenticabile, una tiratura contenutissima, la vedremo poi su catalogo. Ve le presento, sono là a due metri da me. Andiamo un attimo a vederlo con l'ausilio della regia. E anche in questo caso, dedicate. È definibili come gli ori della cristianità, i simboli della cristianità arcaica, antica. Eh? Due ori del 2001, attenzione, qui c'è veramente da 3.500 euro. Entrambi sono il 50.000 lire Crux Vaticana e il 100.000 lire Cristogramma. Quindi le vediamo anche queste separabili se volete, attenzione però, se ci richiedete una delle due, non ho altre da parte, sono il 2001, sono passati signori 17 anni, quindi vi chiederò... Non vi darò disponibilità fino a fine trasmissione perché do precedenza alla conferma di entrambe. Le possiamo vedere dritto e rovescio singolarmente? Tanto le diamo assieme. Eh? Tanto le diamo assieme. Allora, grazie. Zecca di Roma, Crux Vaticana, 50.000 euro più grande. E il cristogramma, il simbolo che fu addirittura di Costantino, il chirò di Cristo con l'alfa e l'omega. Questo gramma che è tratto tra l'altro dall'effigie di un eh, importante eh, luogo di sepoltura romana, cristiana chiaramente. Signori, 3.500 euro per tutte e due, ma unica occasione, prezzo speciale, 3.300 euro. E risparmiare, diciamo così, 100 euro sul Giovanni Paolo II, 50.000 lire, e sul 100.000 non è cosa da poco. Andrebbero scelta 3.005, unica occasione, prezzo speciale. Sottolineiamolo ancora. Possiamo anche vederle, eh, è disponibile ovviamente il dritto delle fige, così le vediamo nella loro completezza. Vedete il Veroi, grande incisore che rappresenta il volto di Papa, Papa Giovanni Paolo II nel 2001, quasi una fotografia già del suo inizio di sofferenza, della sua fatica no? nel vincere, non vincere, ma nell'accettare la sua malattia. E quindi gli ori della cristianità, i simboli della cristianità... Vediamo anche, ecco qua, questa è la Crux Vaticana, così chiamata perché si ispira alla croce che è di origine chiaramente storica, e vediamo il 50.000 con l'effigia che ritroveremo, eh? ritroveremo legata anche alla alla somiglianza dell'altra, cioè troviamo il dritto, nascono assieme, venivano emesse in anni particolari e allora andiamo insieme a sfogliare queste, qui, qui signori ci da valutare due aspetti molto importanti e cioè il significato specifico della richiesta delle monete di un Papa che è santo, della richiesta delle monete della città del Vaticano, della richiesta delle monete che sono all'interno certo, del nostro catalogo, ma sono monetazioni d'oro con numerazione bassissima, anche in questo caso, Quindi Tengano presenti, vedete stasera, vi presenteremo delle monete molto interessanti ma con un occhio anche dedicato, se vogliamo un po' all'economia delle cose. Economia non significa solo risparmio, in questo caso lo si può definire tale perché mettete qualcosa, sì, del denaro corrente, magari dell'azionato nel tempo, su qualcosa che però è già storia. Allora, questo è 917 millesimi, la Crux Vaticana che abbiamo visto, quella ispirata al VI secolo del tesoro della Basilica di San Pietro. 6.000 esemplari fondo specchio, quelle che stiamo vedendo. 6.000 esemplari fondo specchio. Con la qualità fior di conio, signori. 100% di qualità fior di conio. E andiamo a vedere. Il cristogramma, ecco qui, sempre 6.000 esemplari, simbologia dell'arte cristiana, tutte e due insieme dovrebbero aumentare, dice ma ne prendo due, mi fai lo sconto, guardate che non è così, ve ne do due e sai, bisognerebbe chiedere qualcosa in più, vista ormai la loro rarità a 17 anni dalla loro emissione dove in tutto, tra i 50.000 e i 100.000, sono 12.000 di tiratura, in tutto 6.000 e 6.000. Questa volta per, eh, vi mostriamo il nostro certificato eh, per dare un attimo di diversificazione proprio nell'insieme della proposta, poi ho due bizantine, mi raccomando. Vedremo le due bizantine anche eh, disponibili per il nostro. Ah, beh, teniamole, teniamole assolutamente. Allora, facciamo così: le andiamo a mostrare. Attenzione sulla... nuovamente sul catalogo perché stanno chiedendo informazioni sul catalogo che potete anche scegliere indipendentemente dall'acquisto delle monete. E cioè, questo è il catalogo Olafi della Città del Vaticano. Fino, attenzione alle lire, eh? volutamente, non perché dice non siamo aggiornati, ma volutamente venne scelto, viene considerato quel periodo storico importante. Poi stiamo presentando Papa Francesco, lungi da me l'idea di dire che non lo sia, però questo catalogo è proprio mirato della monetazione che va dalle prime emissioni del 29, quindi i patti lateranensi, la conciliazione, che permise di nuovo di emettere moneta all'ormai al ormai ex Stato Pontificio alla città del Vaticano fino al 2001, quindi il percorso totale in lire. Grazie. Rivediamole ancora una volta. Benissimo, benissimo. Va bene, rivediamo. E beh, c'è anche ovviamente attenzione da parte della nostra specifica serata e prepari, uh, mamma mia, voglio mostrarvi tutto questa sera, grazie anche ai nuovi telespettatori che stanno chiedendo informazioni, chiedano informazioni, siamo qua per potervi accontentare, siamo qua per darvi tutte le informazioni in merito. Teniamone sempre. E eh, lo so che avete voglia di marenghi. Non, non voglio chiamarvi, fare l'appello per nome di battesimo, però qualcuno dovrebbe approfittare, potrebbe approfittare di questa chance. Eccolo qua il cristogramma, ad esempio la moneta il loro di sinistra. Vedete, moneta non circolata, 100% di qualità. 100% di qualità. Mettano anche questo sulla bilancia, Nella, nel ragionare sulle vostre scelte. Signori, attenzione. Quando abbiamo fatto una trasmissione, io e Lorenzo dicendo aspettando la Brexit, eh beh, non è che vogliamo fare le Cassandra, però attenzione, in qualsiasi momento storico la diversificazione è utile. Ora non vi stiamo invitando, quando andiamo sui bronzi, quale andiamo, cosa andiamo a citarvi? L'antica Grecia, non andiamo a parlarvi di un bronzetto di qualche decennio fa o boh, leghe diverse per... Quello va contestualizzato in, un, in una realtà maggiore, più grande, di, di maggior numero di monete ad esempio. Quindi stiamo già mirando le scelte in, certa, in certi giusti momenti. E non si tratta di spaventare nessuno, è un dato di fatto da sempre nell'economia. Non mettere tutto lì, fai questo, 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 appassionati anche di questo. Ci si sente molto più forti, molto più sicuri. Allora, avete atteso il Marengo, e Marengo sia. Eh, poi andremo a vedere le lire della Repubblica a proposito di qualcosa di più recente, ma molto ben strutturato. Allora, il Marengo nasce con Napoleone. Questo è il Marengo di Marengo, quello che vedete come effigie su, su questo nostro ulteriore scrigno. Questo rappresenta la vittoria, non è il volto di Napoleone, ma è la battaglia di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria a far aprire la strada, le porte d'Italia sconfiggendo gli austriaci. Di lì a poco Napoleone si incoronerà in Milano, re d'Italia, ben prima di Vittorio Emmanuel II, ovviamente, eh? tempi diversi. Eravamo agli inizi dell'Ottocento. Ora il Marengo diventerà quella moneta d'oro, la cognazione servirà a celebrare la vittoria di Napoleone, ma sarà fino al 1922 una grande realtà legata proprio alla nostra storia e alla storia d'Europa. Moneta solida. In oro. Con le stesse caratteristiche in tutta Europa cambiavano le effigi degli imperatori dei regnanti, ma i 21 mm, i 6,45, i 900 millesimi facevano sì che si comprasse una moneta, un lingotto, tra virgolette, eh, una, un tondello, però lavorato con un numero di esemplari. Che garantiva la sua spendibilità e quindi fiducia in tutto il mondo. Abbiamo il filmato. Vediamolo. Così apriamo una breve introduzione sul Marengo, qualche un minuto circa. signori. Allora, andiamo subito a vedere avete intravisto del passaggio di diverse monete, Vittorio Emanuele I, quindi ci, eh, partiamo in ordine cronologico, il modulo della moneta è quella appunto già dichiarato dei 21 mm e andremo a vedere e sottolineare nonché segnalare la qualità stessa eh, del, del marengo scintillante d'oro 900 millesimi il titolo dell'oro con Vittorio Emanuele I veramente eh, quando morirà si seppellirà la monarchia perché eh, la sua ricerca di ritornare alle origini e eh, ben prima della rivoluzione francese sarà un tratto che lo contraddistingue. Vediamola insieme tra le mie mani c'è il vigato di qualità ma eh, parliamo invece della moneta in modo che sia ben rappresentativo l'indicazione appunto del 1818 quello che viene chiamato 20 lire primo tipo la tiratura fu di soltanto 148.000 esemplari e l'indicazione della qualità della moneta: che il 100% viene vista l'età, viene sempre preso come riferimento ed esempio. Ma vista l'età della moneta, cioè esattamente due secoli. Eh, questa qui è esattamente di 200 anni fa, 1818-2018, matematica. 200 anni di storia, queste monete vennero emesse tra il 1816 e il 1820 alla zecca di Torino, la testa nuda eh, rivolta verso sinistra e lo stemma completo di Casa Savoia coronato e circondato. Dal collare dell'annunziata completo perché poi che ricorda la croce Sabauda all'interno dello scudo avrà una semplificazione del quarto in basso a destra, e eh, vedete perché? Perché era talmente elaborato questo rovescio che risultava, non dico illegibile, ma certamente molto molto complesso per l'insieme di tutti i quarti nobiliari, diciamo così, quarti, di tutte le parti araldiche dello stemma stesso. La eh, tiratura, dicevamo, di 148.000 esemplari, la qualità giusta, corretta, a catalogo, eh, questo è il catalogo dei Marini d'Italia, ci viene proprio segnalata il catalogo stesso che dice è giusto, scusami, primo tipo, è giusto avere il 40% di qualità. Va bene anche un 30, splendido il 50, costa ulteriormente di più, quindi la giusta media, la virtù giusta è il 40%. Andiamo a vedere il nostro certificato di qualità di questa moneta, non di un'altra seppur analoga. Esattamente fotografata e valutata questa moneta, 40% di qualità. La richiesta, signori, per il Vittorio Emanuele I, primo tipo, sarà poi un secondo tipo come emissione e quindi leggiamo anche, scusami, sulla leggiamo anche, beh, ve l'ho già citato io, i 148.000 di tiratura siamo nel regno di Sardegna E con Vittorio Emanuele I, 2.970 euro. 2.970 euro. Come vedete, apprezzamento sensibile. Dice, ma io non ho parametro, non sapevo quanto costava dieci anni fa. Quanto... Segnaliamolo. Apprezzamento è una moneta apprezzabile, ben valutata, importante. D'altronde siamo nei primi dell'Ottocento, come andavamo a indicare, siamo una bassa tiratura, siamo, vedete come il re si presenta perfettamente con quelle acconciature che ci riportano quasi a dei costumi ma settecenteschi, ma proprio di, di, di storia legata alla, alla nobiltà, anzi a, a quei a quelle fogge che usavano ben prima della rivoluzione francese, e qui siamo comunque al regno di Sardegna, e la Francia fu sempre parte fondamentale del regno di Sardegna, se non quando poi guerreggiarono tra loro. Una chiamata soltanto per la proposta numero 5, facciamo un passo ulteriore, spostiamoci ancora, andiamo a raggiungere un altro re e il re è Carlo Felice. Andiamo sempre per ordine, intanto manteniamolo ancora alla giusta attenzione: andiamo sempre per ordine. Mamma mia, come vola il tempo! Poi abbiamo eh, da valutare, da apprezzare queste ulteriori monete. Quindi, stiano con noi. Anzi, grazie per l'ascolto: è più corretto definirlo tale. Grazie per l'ascolto. E allora, la seconda che andiamo a vedere. Con l'effigie di Carlo Felice parliamo di circa dieci anni dopo, otto anni dopo, perché siamo nel 1826. Datazione di, questa, di, questo, datazione di questo marengo. Carlo Felice succede proprio a Vittorio Emanuele I. 900 millesimi, 6,45, 21 mm. Dal 1821 al 1831, eh, quindi sono 10 anni di emissioni, ma attenzione, i 10 anni di emissioni ci portano a 609.240 esemplari, quindi non milioni, eh, non milioni. Eccola qui, richiesta. Chi fosse mancante di questi marenghi, vadano sul regno di Sardegna 1150 euro con, un, con la proposta numero 6. 1150 euro anche in questo caso vengono considerate le giuste qualità proprio legate al, in questo caso al 30%, da catalogo la qualità corretta, il giusto delta si direbbe il 30%, 30% in questo caso, non perché lo scriviamo così, perché è secondo catalogo, ma proprio da certificato. Andremo ad apprezzare il dritto e il rovescio anche in questo caso. che ci indica il 30% che stiamo vedendo proprio di questa moneta. Con Carlo Felice lo stemma è ancora completo e infatti è coronato. Andremo a vedere il rovescio della moneta stessa. 1150 euro oh, giusto subito dopo allora chiedo scusa c'era stata una segnalazione eh, non era una eh, richiesta con prelazione quindi l'andremo comunque a vedere su quel rublo sui 10 rubli d'oro e eh, quindi lo facciamo vedere tra breve, chiedo scusa un po' per il ritardo, È libera per, sarà libera per tutti, eh? nel senso chi, chi giunge a conferma andrà bene a conferma, però ecco qua lo stemma completo viene però orientato con una differente distanza rispetto a quello che avevamo visto, cioè ci sarà corona, ehm, ci saranno i rami di quercia, attorno al collare dell'Annunziata che invece eh, non vedeva presenti i rami di Quercia per quanto riguarda il primo tipo di Vittorio Emanuele II. Compariranno i rami di Alloro per il secondo tipo di Vittorio Emanuele, scusate, Vittorio Emanuele I. Compariranno i rami di Alloro per il secondo tipo di Vittorio Emanuele I. Bellissima. Bellissima. Ingiusto quel 30%, ma va bene così. Conveniente a chi la sceglie. 1150 euro. Proposta numero 6. Devo mantenere la mia promessa alla proposta del. Questa, che veramente dura il tempo di una. Di un istante, diciamo così. In genere, poi. Eh le poche volte che riusciamo ormai a presentarla perché è la moneta e sono i 10 rubli d'oro di Nicola II. Nicola II, una parentela addirittura i Romanov, non diretta ovviamente, però con la Casa Savoia attraverso i vari passaggi delle varie dinastie. E Vittorio, scusate, Nicola II legato, eh, eh, si scambiarono vicendevolmente onori con Vittorio Emanuele III. Quindi parliamo della fine 800, inizi novecento. Adesso lo andremo a vedere eh, un attimo solo perché stiamo mh, posizionando proprio queste realtà. Queste, questi ori, questi 10 rubli d'oro del 1902, di fronte alla nostra, alla, vostra tele, alla nostra telecamera e sul vostro teleschermo. Prego, ecco la famiglia trucidata proprio nella ricorrenza: ricorrono quest'anno i 100 anni, 101 dalla rivoluzione russa. Ecco qui il volto, diciamo modernissimo di Nicola II. La richiesta signori è sotto i 1000 euro. L'ambice 1000 euro ma non ci arriva, 990, 990 euro per 10 rubli. Il 7,5 è praticamente il marengo di Russia e veniva un po' coniato, diciamo, per l'esportazione, per transazioni internazionali, 10 rubli 990 euro 10 rubli d'oro. Proposta numero 4. Il profilo, chiaramente è in cirillico eh, l'iscrizione. Vediamone il rovescio. L'aquila, l'aquila bicipite, in petto lo scudo, lo stemma di San Michele, San Giorgio del Drago scusate, simbolo della città di Mosca, altri effigi che accompagnano le ali aperte, gli artigli che stringono il, lo centro del potere e il globo crucigero simbolicamente la cristianità, della santa e eh, anche della santa chiesa, madre chiesa di Russia. 990 moneta d'oro, anche in questo caso un invito a tale possibile scelta, 990 euro. Ci tenevo a mostrarla, Il mia, la mia velocità signori non venga fraintesa, è una velocità che è proiettata al fatto che possiate richiedere anche solo con un sms o whatsapp senza nessun impegno di rivedere una delle monete che finora abbiamo proposto. Dove invece è necessario un attimo soffermarsi su tutte, su vostra richiesta ed è giustissimo, ma dove invece è giusto potersi soffermare è di fronte... al primo re d'Italia. Allora. allora, signori, abbiamo parlato ma ci chiedete ma vorrei informazioni sul monete d'oro, come faccio a fidarmi, come faccio a conoscere la provenienza, l'incauto acquisto, ci sono delle regole che ci portano chiaramente in realtà non dico, cioè anche pericolose, dipende sempre da tanti fattori, seguimi pure. E quindi la scelta possibile è eh, proiettata e portata al mondo del, della scelta consapevole della sicurezza di scelta deve andare su delle realtà che fanno di questa professione e della serietà della professione qualcosa di tangibile. Qui non si tratta di dire guarda vado là prendo quel prodottino, costa meno, vado online, vado di... qui si tratta veramente di fare attenzione perché l'incauto acquisto può giungere da qualsiasi fonte anche in buona fede. Quindi bolaffi, se permettete, non dico siamo gli unici, ci mancherebbe, però le grandi certezze eh, siano appannaggio alla consapevolezza di tale scelta. Quello che adesso andiamo a presentarvi, signori, è però... L'emblema, il, il primo re d'Italia, l'ultimo di Sardegna e il primo re d'Italia. Il marengo per eccellenza. A parte va bene il primo marengo di Napoleone, il cosiddetto marengo di Marengo. Il primo re d'Italia. Vittorio Emanuele II, che vede l'effigie chiamato Collo Corto, perché rispetto a quando il Marengo di Sardegna venne coniato con Vittorio II era più allungato il collo, e con leggenda finalmente in italiano. L'indicazione, il giro della moneta è nel, in lingua italiana, non in latino. Andiamo a vederlo meglio, perché adesso stiamo, state vedendo un'immagine proiettata nell'altra un nostra telecamera, e qui, sempre a due metri da me, come si suol dire, eccolo qua. Allora, sai 1000 euro ci devo pensare un attimo, va bene, ma se vi andiamo, se vi vado a indicare non solo un valore di tondello d'oro lavorato appartenente a, ma vi vado a indicare 515 euro di possibilità. Come possibilità, con attenzione sempre la scelta in visione. Sempre la scelta in visione, con la possibilità di accontentare qualche chiamata proprio su questa moneta, e cioè sul marengo d'oro di Vittorio Emanuele II, il primo marengo dopo l'Unità d'Italia. Il primo marengo dell'Unità d'Italia. 515 euro. Ecco che quel dono magari che state immaginando fare importante potrà essere scelto e accolto. Ecco il tema invece portato a un'acquisizione che dice "Guarda, famosa diversificazione, ecco che andiamo a sperimentarla". Il volto di Vittorio Emanuele II l'anno danno attenzione potrà essere, variare di qualche anno in base quando arrivate sulla chiamata, non cambia, la qualità e il prezzo è sempre quello. Il rovescio che mostra l'indicazione Regno d'Italia lire 20. Regno d'Italia lire 20. Eccola qua, nella sua completezza, nella sua possibilità di scelta, nella nell'invito ad aggiungere, ma se io ho già scelto dei marenghi, benissimo, l'invito è aggiungere anche questa possibilità. Sì, certo. Sì, certo. Arrivare a questa chance, arrivare a questa offerta. Sì, certo. allora, il signor Giuseppe, eh, Un saluto. Bene, allora manteniamolo ovviamente, grazie signor Giuseppe, prima eh, conferma sul, questa sera sul Regno d'Italia, prima conferma sul Marengo del primo re d'Italia, del padre fondatore, è termine che io trovo sempre un po' anglosassone, un po' però che si utilizza invece, eh, si utilizza altro che. Allora, qualche chiamata signori vuole indicare? e eh, questa è un po' una mia definizione, un numero approssimativamente attorno ai 5. Certo che sappiamo quante ne abbiamo disponibili, ma non certo 10, 15 o 20. Non certo 15, eh? 10, 20, 30. Anche perché qui, cioè, ma sai, prendo una moneta d'oro, oro di borsa, eccetera. Ma qui ci sono le quantità emesse. Quante ne vennero messe allora? Queste non sono monete rifatte oggi, eh? eh, riconiate, termine tecnico più corretto, no, non sono medaglie, no, sono monete che circolarono. Venivano utilizzati i marenghi, potevano essere utilizzati in tutta Europa, grazie all'Unione Monetaria Latina. Che quando poi si dissolse di lì a poco arrivò la guerra. Pensate un po'. Ma ci mancherebbe. Eh. Vediamola ancora. Guarda che bellezza, i paesi che aderirono, eh. poi attenzione, l'origine fu proprio la Grecia, l'Italia, la Svizzera. Ma ancora, ancora poi eh, probabilmente che potrebbe essere accettate ovunque, eh? cioè ci vado in Germania, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Ah dai, dai, i telefoni cominciano un po' a scaldarsi ulteriormente. Grazie signor Claudio e complimenti, grazie e complimenti. Adesso facciamo però un salto ulteriore. Andiamo a dare un'ulteriore possibilità al nostro pubblico perché quelli che eh, vediamo, quelli che andremo a vedere tra breve, insieme eh, caro Alberto, insieme, uno a sinistra. Questo è l'altro a destra in ordine cronologico Anche noti come marenghi del Pantheon, perché nel Pantheon di Roma sono entrambi riposano Vittorio Emanuele II e suo figlio. I due unici marenghi d'Italia dall'unità al Novecento, dall'unità al 1900. Quindi gli unici due marenghi ottocenteschi dopo l'unità d'Italia. Prima di inquadrarli assieme, posizionali pure, però vieni su di me Alberto, perché, attenzione, 515 certamente, 515 assolutamente. Noi abbiamo fortemente voluto, fortemente voluto indicare queste monete d'oro del Regno d'Italia. I valori di ieri, le opportunità di oggi e oggi opportunità è giusto sottolinearlo, dove troviamo il marengo di Umberto I e dove troviamo il marengo di Vittorio Emanuele II, Sono leggermente coperto dalle monete della Repubblica sul nostro eh, tavolino. Poco male perché tanto adesso andremo a vedere realmente queste monete. Adesso andremo dai 5.15 ad aggiungere una moneta d'oro, il marengo di Umberto I, così completiamo l'800. Attenzione, e si dirà 5.15, cosa, 1000 euro, 900 euro. Signori, entrambe le monete che adesso andiamo a vedere e prima le vediamo, entrambi i marenghi che adesso andiamo a vedere e prima li vediamo, molto bene, bellissimo, dove attenzione a prezzo, eh, la disponibilità, qui non si tratta di prezzo favorevole, certo lo è, ma la disponibilità è assolutamente ristretta. Ne prendano atto. Quante volte vi abbiamo presentato, nonostante le vostre richieste ultimamente, il Marengo di Umberto, ad esempio, perché la qualità ormai diventa eh, la possibilità, chiamiamola antiquariale, non è così frequente, non è così immediata, tutt'altro. Signori, a 765 euro, chiamiamoli pure Ori d'Italia, a 765 euro il 20 lire di Vittorio Mone II e il 20 lire di Umberto. E se dobbiamo portarvi, perché so che parlo anche al pubblico nostro che ci segue, ringrazio di questo, un francobollo del regno, una serie del regno, anche Filatelica, delle monete romane greche, eh, non importa di quale chiedano di. Provino l'esperienza di vederli. Diciamo, vabbè, li vedo in questo modo, capisco subito. No, provino, abbiano la sensazione. Dialogate al di là del filtro del teleschermo che, seppur eh, così grandi, no? Vi toglie, toglie tanto, non è che aggiunge. Quando le vedete, molte volte direi, dite ah ma guarda, sono ancora più di defetto, le tengo tra le mie mani con giusta attenzione, eh? sono ancora e maggiormente d'effetto. 7,65. Allora, il passo dove muove? Come vi dico, guarda, voglio diversificare, prendo 100.000 euro, 50.000 euro e diversifico. Ma guardate che il passo, al di là di disponibilità personale, nessuno vi fa i conti in tasca, nasce su queste cose, nasce anche su questo. Cioè, guarda, voglio provare l'esperienza. Voglio destinare 500 euro, 7,65 per averne due. Chiaramente dai, ci mancherebbe. Daremo il catalogo delle monete, in, in, eh, ovviamente in dote, così: il catalogo dei Marenghi in dote, in modo che possiate trovare le vostre due monete e averne ulteriore lettura sia per Umberto che per Vittorio Emanuele II. Questo è un piccolo omaggio, ma è importante dal punto di vista proprio di costruzione di tutti i marini d'Italia. Non sono migliaia, signori, eh? ce cioè, non sono tipologicamente eh, 100 assolutamente. Ho, oh, signori, attenzione! La chance di. Eh, ah, vediamo il rovescio. Scusami, hai eh, ragione. Non so se abbiamo mostrato, vediamo il rovescio dove ritorna questa volta. Siamo nella modernità del regno, lo scudo sabaudo è centrato e diciamo in modo anche più efficace e in modo, in modo più internazionale, eh, permettetemi perché sarà un taglio che adotteranno diverse importanti realtà mona delle monarchie d'Europa, del, questo grande scudo, questo stemma crociato, con, sormontato dalla, dalla corona per entrambi gli ori d'Italia sono bellissimi guardate della qualità signore mi permetto di dirlo perché attenzione ci sono monete che identificano certe volte un trattamento penalizzato nel tempo eh? penalizzato dal tempo con delle ulteriori con graffi con parti danneggiate così non deve essere sì è sempre oro ci mancherebbe ma non possiamo definirlo in questa realtà eh, quindi 765 signori sempre con possibilità assoluta di averle in visione e nient'altro possibilità assoluta di valutarle e di averle in visione allora, no, allora se vanno in conferma vi dirò che, e qua, quale possibilità rimane? Scusate, ma non era naturale immaginare 515, 450 in 1000 euro a 765? È chiaro. Si, si, si obbediscono a certe regole di mercato, ma anche sulla qualità a certe possibilità che vuole offrire Bolaffi, magari a un nuovo telespettatore, o magari a chi non ha mai scelto i Marenghi d'Oro il famoso Marengo d'Oro. Guarda, io sto muovendomi anche sulle monete, però di certe caratteristiche, quelle del Regno d'Italia, eh, queste sono le caratteristiche giuste, quelle che portano la massima attenzione proprio in questa possibilità di scelta. Il binomio, una più una, fa veramente due, qui sta facendo come prezzo 1,5 come prezzo. Dovremmo considerare no? un valore diverso. Ma se vi ho detto che questa sera avremmo avuto un occhio particolare per voi, eh allora vogliamo dimostrarlo. Vogliamo dimostrarlo. Facciano il passo giusto proprio su queste scelte. Grazie, un saluto carissimo. Ebbene, cioè, è bello poter aggiungere, signori, è bello poter aggiungere. Attenzione perché la disponibilità... La vado a dichiarare è soltanto di una coppia a questo punto. Ma come non e soltanto di una coppia? Ringraziamo. Guarda, vado proprio, tanto lo sta facendo già la Cristina. Stai pure su di me. No, stai su di me. Vieni su di me. Vieni su di me, ti prego. Ho solo più una possibilità. Anzi, mi fai cosa di rimanere in compagnia delle nostre monete? Cioè, io e le monete. Facciamo così. Eh. Io vado a segnare soltanto più una disponibilità. Okay. Anche tu, vero Cristina, l'hai annotato perché sarà molto importante eh, ricordare questo particolare. Dice, ma come? Ne ho viste già in passato. Quando abbiamo presentato Umberto l'ultima volta, signori? Quando abbiamo presentato Umberto l'ultima volta? Teniamole, stanno cominciando. C'è un tempo: io non lo so, faccio televisione da molto tempo, non so cosa accade. C'è un tempo fisiologico: poi, questo non significa che uno deve continuare un'ora insistendo. Ma c'è un tempo fisiologico dove da zero arrivano cinque chiamate se non in contemporanea nell'arco di pochi minuti. Quale sarà il momento giusto e chi può dirlo? E chi può dirlo, signori? Possiamo vedere. Dono, vediamole ancora. Eh, mi dai un attimo, ti prego, quel Vittorio Emanuele I. Eh, il primo tipo di Vittorio, scusami ti do subito il numero di riferimento che è la proposta eh, numero 5 2009-70. Vittorio Emanuele I 20970 perché, signori, questo passato il periodo napoleonico, quindi i marenghi di Napoleone, nonché Maria Luigia d'Austria è eh, eh, sua consorte. Possiamo veramente definire come il primo marengo di un re d'Italia che ancora non è d'Italia, ma di Sardegna. È esattamente questo. Cioè se noi andiamo a vedere, prendiamo poi i catering del marengo italiano perché entra di diritto, allora il periodo napoleonico fornirà diversi, eh, emetterà diversi marenghi dal primo che abbiamo indicato, il marenghi, ah, vieni, il marengo di marengo... a quelli che sono i suoi ehm, le sue varianti, diciamo, i suoi successivi, sempre legati a Napoleone, a quello che sarà eh, Murat, i suoi parenti, definiamoli anche così, Murat e eh, Maria Luigia d'Austria. Ma il primo Marengo, regno di Sardegna ma di un re italiano, italiano non era una parola che si, ut si utilizzava, non era ovviamente il contesto, del territorio della, della, della nazione, ma è questa, esattamente questo, che brilla di grande importanza con un 40% di qualità. A 2000, certo 2970, ma una tiratura bassissima. Perché batto così tanto sulla tiratura? Perché quanti ce ne saranno oggi? Noi non stiamo valutando quel prezzo che è dato dalla disponibilità attuale, non possiamo saperlo. Oro che venne fuso, oro per la patria, portate le vostre oggetti, ben dopo ovviamente. E li portavano. Due guerre mondiali, la guerra di indipendenza. Diciamo, beh, le monete mica... e l'oro ha una resistenza... l'oro... Questi, questi marenghi, signori, sono nei cavò delle banche centrali, che possono investire in lingotti d'oro e investono anche in monete d'oro. Docu datevi documentazione, ci sono, ci, sono diverse, ci sono diversi testi, se ne parla molto oggi, si torna a parlare di certe realtà e più si parlerà di bitcoin e, e più si tornerà anche a questa praticità toccare con mano, possono metterci tutte le realtà virtuali del mondo, darci gli occhiali per far vedere diventa un bel film, magari di fantascienza, ma poi quando posiamo gli occhiali o anche se non li posiamo, la consistenza delle cose, la facilità del trasporto, le caratteristiche che hanno questi che non sono solo dischi, tondelli d'oro, ma sono monete che abbiamo visto, hanno una loro storia, un significato autentiche, libere alla vendita e reali. Questa è una delle più importanti, l'hai detto per Vittorio Emanuele II Alessandro, l'hai accennato su Umberto. Era importanza sull'Italia, qui c'è l'importanza dell'origine stessa. A 200 anni di storia. Beh, abbiamo visto le monete greche a 2200, 2300 anni di storia. Bello. La leggenda in latino. Le varie, I vari titoli che accompagnano. E andiamo a vedere sul dritto, ritorniamo a vedere il volto, la testa nuda a sinistra, la dicitura, Vittorio Emanuele, G Dei Grazia, Rex, Sardinia, Cipros et Jerusalem. Sardegna, Cipro e Gerusalemme. Gerusalemme. Faccio fatica a lasciare una moneta così sensibilmente. Eh, eh, di bella profondità. Adesso voglio mostrarvi due bizantine. Teniamola. ti diavolo ancora un attimo adesso andiamo a vedere signori due monete bizantine teniamo sempre il Vittorio Emanuele I eh. teniamo il Vittorio Emanuele I Ne parlino con noi signori, eh? ne parlino con noi abbiano modo di approfondire l'argomento scegliendo la moneta e ovviamente vedendo eh, di poterne parlare con noi e Bisanzio Bisanzio è quella che entrerà tra breve perché facciamo un salto indietro nel tempo. Sì, va benissimo, va benissimo. Con Signori, grazie da due, due eh, momenti storici importanti, parliamo di Eraclio, parliamo del ditta dittatore, di uno spietato sovrano che sarà Foca nel mondo bizantino così variegato con eh, mh, le, le lotte intestine fra genitori, figli, figli. parliamo di. Non si andava tanto per il sottile, ma questo accadeva anche nell'Impero romano. Però vediamo quei simboli che stanno mutando nel segno della cristianità e allora la Nike, la vittoria diventa un angelo d'oro, le sembianze sono quelle che poi porteranno all'iconografia dell'angelo. E così finalmente la croce, la croce potenziata, che è il simbolo addirittura che troviamo proprio sul nostro Monete, che abbiamo più volte indicato. Anche in trasmissioni precedenti, però andiamo a vedere le due monete adesso, le confrontiamo assieme. Bisanzio, la storia della cristianità nasce proprio da questi momenti. La vittoria e gli onori agli imperatori bizantini per la moneta di sinistra che va a rappresentare proprio come iconografia il solido in oro. Lo chiamiamo Angelo d'oro, Imperatore Foca. Siamo nel 602 610 come suo diciamo, momento storico. 603 607 e valutata l'età di questa moneta Zecca di Costantinopoli. Parliamo della moneta di sinistra, parliamo del Solido d'oro di sinistra. L'Angelo stante di fronte con la mano destra che regge un'asta culminante con il cristogramma quindi torniamo eh? e con la sinistra il globo, il globo crucigero quindi torniamo a quelle monete di Giovanni Paolo II che spero vengano proprio recepite per la possibilità di scelta questa sera se eravate all'ascolto se le ricordate ancora perché ne abbiamo parlato a proposito di Giovanni Paolo II richiesta per L'effigie, eh, scusate, per il solito eh, dell'Imperatore Foca, 1520 euro, proposta numero 1, Poi li vedremo ovviamente sul dritto. Stiamo vedendo su, sul rovescio, ma il rovescio li identifica particolarmente. Guardate, che generalmente si deve parlare di 2000-2500, ormai eh? chiaro, è chiaro, c'è una regola che rispettiamo: dice se un 40 che non è poco, sono 1520. Ma stiamo veramente trattenendo da un mercato che è sempre più internazionale, lo è sempre stato. I primi beneficiari di queste monete sono gli statunitensi, beneficiari appassionati, tipo il museo di Washington di Dumbarton Oaks, musei e privati e i russi e i russi signori eh? per questo ha accostato quel bello rublo a 9,90 quei 10 rubli d'oro a 9,90 il solido di destra quello del, dell'imperatore Eraclio che riportò la vera croce dopo una campagna vittoriosa in Persia, ritornò col simbolo con la vera croce della tradizione cristiana croce potenziata siamo nel 616-625 d.C. sempre 1520. Ed è là il solido di destra, la croce per eccellenza nell'ambito bizantino, potenziata perché vedete ha queste linee, questi passi eh, che, vanno, che portano alla sommità. Torniamo Anzi, vediamo entrambi eh, i dritti. Possiamo lasciare lasciamo pure l'indicazione. Impero bizantino 1520, perché vale per una come per l'altra, tanto ricordiamo riguarda una o l'altra, cambia l'imperatore, ma eh, il prezzo è quello. Quindi lo eh, manteniamo un attimo. Il dritto è coi volti ben diversi dagli imperatori romani d'Occidente, e cioè sono volti rappresentati con le genie. Eh, Eraclio viene rappresentato con suo figlio eh, che lo accompagna. Genia è inteso come già i successori al trono e eh, l'imperatore Foca è invece rappresentato con eh, una croce tra le mani, ben diversi perché sono immagini diciamo stilizzate, iconografiche, non una ritrattistica, anche perché gli imperatori bizantini non si svelavano quasi mai. Eh. Non si, eh, era quasi impossibile per un comune cittadino vederli anche quando andavano le funzioni religiose condivise, si mettevano in un palco in alto ed erano velati eh, era come vedere una divinità tutto sommato eppure un periodo storico anzi un periodo storico così importante, così sensibilmente valido, con 3000 euro signori la possibilità di scegliere entrambi eh, immaginate un po' Spero veramente sappiano approfittare di un momento che da poco tempo, da pochissimo tempo, ci permette di ritrovare queste monete degli imperatori bizantini. Le misure sono di 20 mm circa, eh? quindi siamo più o meno nell'ordine del Marengo come, come dimensioni: 2 cm, come dimensioni del diametro stesso. E come lasciarle da parte non è possibile. Eh? C'è chi ha pazientato finora e allora non facciamo più pazientare. Ricordiamo soltanto nella brevissima carellata, anzi dedichiamo 5 minuti di carellata eh, se possibile perché e poi andremo alle vostre richieste sempre e alle monete della Repubblica Italiana. Eh? Importante capitolo. Quindi prima di entrare in questo dettaglio ci prendiamo, chiedo alla regia di poter in tempi contenuti però presentarle tutte, se può escludermi di alcune, ci sono state conferme ma abbiamo disponibilità, se può escludermi ad esempio il governo provvisorio di Lombardia, lo mettiamo proprio da parte perché non è più disponibile, se può è ovviamente la nostra regia, se no comunque siamo qua al centralino a rispondere alle vostre richieste e alle vostre curiosità. 5-7 minuti e poi ritorniamo eh, a pioggia come si suol dire nella, dove sono sono con te o sono là sono con te e ritorniamo a pioggia proprio nella realtà eh, della nostra trasmissione i telefoni sono ovviamente aperti assolutamente pronti a ricevere le vostre chiamate grazie alla regia. carellata anzi dedichiamo 5 minuti di La nostra storia, il mondo è fatto anche di realtà più vicine. Abbiamo parlato di, eh, di papi, abbiamo parlato però di papi anche addirittura con eh, valori espressi in euro. Però la nostra storia si forma in una realtà moderna, ma non esattamente contemporanea con le origini della Repubblica. E quindi la possibilità che andiamo a offrire a livello di collezionismo indicando addirittura le lire della Repubblica collezionismo ai massimi livelli nonostante la cifra di proposta bisognerà tener conto e valutare quell'aspetto non soltanto legato al nobile metallo ma invece a un percorso cronologico a una storia che ha ragione di essere citata come collezionismo. Nascono quindi le proposte legate alla Repubblica le diverse emissioni la collezione tipologica che contraddistinse di anni, ma dove il tipo di moneta ebbe una sua origine, un suo anno di coniazione e poi verrà portato avanti negli anni successivi. Proprio a collezione per soggetto, cioè tipologica, è quello che vi invitiamo a fare e quello che vi invitiamo anche a considerare come possibilità di dono, magari di regalo, andando a, dare, a centrare proprio una visione che è formata dalle lire della Repubblica. Le abbiamo chiamate le prime lire della Repubblica, le abbiamo presentate recentemente, avete richiesto e molti nuovi telespettatori sono entrati anche in questa occasione. Poi le avete ancora richieste. Ora è giusto sceglierle prima del finire dell'anno, dice Alessandro, sono ancora comunque più di due mesi. Sì, ma attenzione perché sempre parlare di qualità splendida o fior di conio, qualità splendida magari su monete che hanno circolato, ma che sono in grado di ben rappresentare proprio il vanto di un collezionista. La scelta che vogliamo portarvi è quella legata proprio a questo album, con il suo contenitore, eh, con la sua, eh, ovviamente, il modo giusto per poterle conservare, L'apertura che è legata al, alla visione di insieme di tale proposta e il fatto di poter chiaramente trovare all'interno le caratteristiche che poi tra poco andremo a vedere che abbiamo isolato perché... Eh, televisivamente è meglio un attimo prepararle prima perché sennò il mio movimento crea magari un pochino di confusione dal punto di vista televisivo non vi creerà invece confusione la possibilità di sfogliare e di scoprire come è formato quest'album ma facciamo un passo indietro andiamo a leggere insieme guarda eh, il certificato di qualità che, la, che le accompagna così sarà immediato la comprensione di ciò che andiamo a offrire e cioè le lire della Repubblica italiana dal 1946 all'81, l'anno che vedrete indicato sul, eh, sull'album è quello della prima, del primo anno dell'emissione, la moneta all'interno potrà avere un anno differente, ma l'anno in cui inizia tipologicamente quel soggetto. sono chiaramente sono andiamo per tempo un attimo fatemi dire una cosa per volta sono chiaramente delle ehm delle monete autentiche e originali, giustamente la nostra regia ha dato un flash sulle quantità delle 24 monete, dei 24 esemplari, assolutamente autentici. Vedete, tutte le monete fornite all'interno dello blog protettivo sono state accuratamente selezionate. E allora andiamo a sfogliare un attimo prima le pagine, perché in queste pagine troveremo, vedete, la moneta perfettamente inserita. L'indicazione delle caratteristiche per anno, per tipologia, per tipo di metallo, per soggetto rappresentato, girando le pagine troveremo la traccia, un vero e proprio catalogo di quelle che sono monete all'interno che vi darò complete. No? Dice, io ne ho una la metto lì, ma ve le darò già complete. Questa è la taschina che si può che semplicemente può eh, scorrere e aprire e maneggiare con cura, ma maneggiare la moneta stessa e così per tutte 24. Perché 24? Perché parliamo delle prime monete della Repubblica Italiana e quindi andiamo le prime lire della Repubblica Italiana e quindi andiamo a indicare 24 monete Tutte quelle dal 46 all'81, tutte quelle emesse dal 46 all'81. Chiaramente l'album e le pagine ve le offriamo per poterle conservare al meglio anziché ammassarle una sull'altra, non esiste, eh, devono proprio avere un loro giusto rispetto. E eh, di queste 24 monete dal, eh, 20, dal 46 all'81, quindi i primi anni della Repubblica, troverete addirittura sette in argento. L'unica mancante, sono volutamente arrivato a queste pagine, è quella che in realtà non sarà una moneta poi emessa, ma sarà diciamo, una bozza, anche se avrà una brevissima, vi, chi, eh, vi sarà chi, eh, chi la sceglie, se venne data alcune... Persone, alcuni politici, alcune persone di governo diciamo e quindi qualcuno la vide, qualcuno la scelta, qualcuno potrà trovarla. Noi quando ce l'abbiamo la presentiamo: che sono i famosi 500 lire d'argento, le bandiere rovesciate o bandiere controvento. Quindi sarà l'unica mancante perché al prezzo di proposta non ci staremmo dentro. Ma non essendo stata emessa, circolata diciamo, con regolarità, è eh, diciamo un, un mancolista che può essere in collezione o meno. Eh? Non, Presuppone la storia stessa della monetazione, perché rimarrà diciamo, quasi a livello di bozza, definiamola così. Eh, le vediamo, sono al... ma adesso le vedremo in modo migliore. Intanto ehm, chiedo ovviamente a questo punto alla regia di mandare, eh, mentre io parlo, l'immagine di prima e grazie Paolo, la ingrandiamo e così andiamo a vedere e a leggere insieme tutte e 24 le monete che per facilità vi presentiamo in questo modo andando a ricordarne, anzi andando a indicare il prezzo, perché 295 euro, le prime 24 monete, le prime 24 lire della Repubblica italiana, le prime 24 emissioni della Repubblica italiana, di cui 7 in argento di cui 7 in argento che poi andremo a vedere nel dettaglio. In questo momento però le stiamo vedendo appunto dell'insieme anche per percepirne la qualità. Ho un po' di chiamate disponibili, eh? ho una decina di chiamate disponibili, le osserviamo con calma, attenzione, 295 euro, ricordiamo. Sette monete d'argento, 24 monete di cui 7 d'argento. L'album, le pagine d'album ehm, ovviamente corredate dal certificato, come avete visto. Come avete visto l'ulteriore, ehm, cioè la possibilità di, di averle in visione, ve le portiamo a casa se ne avete piacere, senza nessun impegno da parte vostra, senza nessuna spesa in più. Non un corriere qualsiasi, ma i colleghi, i, nostri, eh, i vostri consulenti filatelici e numismatici, se vorrete. Eh, avere consigli da loro, comunque saranno un piacere potervele illustrare e andiamo quindi a considerare come da soli non sette argenti, ma meno di sette argenti si immagino costino 295 euro e qualcuno ritroverà con piacere. Eh, una moneta che magari ha avuto tra le mani, ha maneggiato, eh, ci sarà il vulcano ad esempio, che eh, il dio vulcano che avrà un lungo percorso, ci sarà la bimetallica, eh, scusate, ci sarà il lavoro, scusate, la ruota del lavoro, eh, non la bimetallica, la ruota del lavoro, perché arriviamo fino al 1981. Allora, le vediamo, eccoli qua, cominciamo così a random, 5 lire. Eh, del 1950 in questo caso attenzione, perché poi la moneta potrà avere un anno differente una dall'altra, ma la qualità sarà la stessa e sarà lo stesso il prezzo. Eh? Quindi le passiamo proprio in rassegna. L'altro 5 lire che dice: Ma come del 97 o dell'81 l'aratro? Eh, perché? Perché in realtà vennero coniate prima, può rallentare? Ecco allora se no non sto dietro nemmeno alla descrizione, le prime lire della Repubblica, ad esempio il 500 lire d'argento, 500 lire d'argento che mostra le caravelle e nell'insieme, e nella proposta. E poi andiamo ancora avanti perché attenzione negli argenti come in questo caso troveremo il 1861, il 1961, quindi siamo ai 100 anni dell'Unità d'Italia, dell ma una moneta d'argento che è stata coniata solo in quell'anno. Ecco perché qualcuno dirà, ma sai, io un po' me le ricordo, qualcuna le ho anche in casa, le ho trovate, eccetera, però questa non me la ricordo, perché ci sono state le coniazioni che vengono specialmente gli argenti, subito tesaurizzate, cioè se ne fanno posso stare in compagnia della moneta, posso, cioè diventeranno subito, ne fanno subito tesoro i collezionisti, quindi non circolarono, emesse per circolare su numeri magari anche contenuti in certi casi, le 500 lire e Caravelle erano più numerose chiaramente, ma come delle commemorazioni. E allora, non dico non lasciarono la città di Roma, però subito, guarda, la voglio io, la tengo, la prendo. Quindi vediamo non solo quelle più comuni, perché nello spazio eh, di, questi, di queste 24 monete ci sono monete, avete visto l'aratro, il 5 lire, che ha il suo massimo rispetto, ma ci sono quelle dove il valore dichiarato è ben coperto, anzi è già un bel presupposto per i 295 euro. Torniamo a rivedere gli argenti, anzi daremo anche un po' di numerazioni. intanto, Intanto... Eh, il, vedrete che tra un po' non dico si scatenano, io spero. Capita normalmente, ma capita normalmente quante volte l'abbiamo vista, signori. Ve l'ho presentato un mercoledì un mese fa. Le ha portate Lorenzo il lunedì per un breve tempo, breve breve tempo durante la trasmissione. Cioè, siamo veramente. Cioè, non è che a ah, mamma mia, ogni momento. E poi questi non sono quelle. Legate a monete ricognate oppure che bello, ricordiamo i bei tempi. Che bella la lira era, le abbiamo rifatte lecito. Ci mancherebbe, basta che sia giusta tale dichiarazione, che venga dichiarata va benissimo. Noi ci mancherebbe. Noi ci occupiamo di monete autentiche, di monete vere. Come in questo caso, stiamo vedendo c'è cioè, il Dante Alighieri, il Dante, del 500 lire. Dante è messo un solo anno nel 1965. Vediamo tutti gli argenti, certo. Vediamo tutti gli argenti. Sì, grazie Riccardo, grazie. Roma capitale, con la Dea Concordia, dritto e rovescio lo vediamo assieme, è il 1970 e sempre l'indicazione, questo è il 1000 lire in argento, non più il 500, i tempi sono cambiati, siamo nel 70. Attenzione, fino al 1981 Guglielmo Marconi, attenzione, questo è il 100 lire, non è in argento, anche perché poi al valore 500-1000 corrispondeva all'argento, al valore 100, ma perché questo Guglielmo Marconi lo presentiamo? Per far vedere anche la qualità. Del Marconi del 100 lire in Acmonital acciaio monetario italiano e perché ci, sarò, ci sarà poi un 500 lire Marconi, eccolo, sempre in argento del 74. Quindi 500 lire prenderà la eh, fisionomia del Marconi. Teniamolo un attimo: cioè fisiologia. prenderà sempre l'occasione di commemorare eh, il grande scienziato. Guglielmo Marconi, con eh, un anno particolare, appunto il 1974, che commemorava il centenario della nascita. Allora vediamole un po', sul catalogo ci sono tutte, hm? quindi se noi andiamo a vedere questa scelta... C'è cioè questa moneta proprio sul nostro catalogo, ne andremo a leggere anche la tiratura, Qu quante ne vennero tirate, quante ne vennero emesse. E il 500 lire Marconi ci dà l'indicazione perfetta dell'emissione, bella anche il rovescio. Eccola qua, è questa, vedete, 29 mm, 600 e... 89.752, questa è proprio la moneta che stiamo vedendo. Eh? Poi scendiamo, ritroveremo il bellissimo Michelangelo e possiamo così, 269.000, quinto centenario di Michelangelo e può anche comparire, magari vediamo se è nell'ordine proprio di presentazione per la nostra regia. Del 1975. Ora, fare una collezione di questo tipo, perché parliamo di collezione? Perché ci, ma sai, è meno però è una bella cosa. Allora in, attenzione, intanto ne lasciamo solo eventualmente ci fidiamo di quello che ci dite. Ci guarda, una la vorrei per me una vorrei regalarla a mio figlio, a mio nipote, a mio padre, perché eh, queste monete se le ricorda. Benissimo, eh? ma più di due a persona non ne diamo, più di due serie. No, eh? qua, no? Grazie, più di due serie a persona, più di due collezioni, più di due, cioè 24 più 24 non le diamo, perché? Perché vogliamo così accontentare più persone. Guardate che bellezza questo Michelangelo Buonarroti con la sibilla delfica seduta a sinistra e Michelangelo Buonarroti il suo ritratto, il suo volto, eh? le date... 1475-1564, le date di Michelangelo, e questa moneta va a commemorare nel 75 il quinto centenario della nascita. Andiamo ancora avanti, mamma mia! E poi vedi che con le richieste che giungono siete eh, adesso lì il Virgilio, il Virgilio del 1981. Nelle 24 monete, 341.000 poco meno di tiratura, il bimillenario della nascita di Virgilio, Publio, Virgilio, Marone, il dritto della moneta, quella che vediamo a destra, mentre a sinistra troviamo eh, l'albero in posizione centrale, un bue, un cavallo. E poi eh, le possiamo vedere, c'è anche il, la comunità con l'Accademia di Livorno, c'è il 200 lire FAO, continuiamo pure a vederle e manteniamo proprio il passo per poterle apprezzare e intanto eccole qui, singolari anche in questo caso. Perché così singolare? Perché questo era il 200 lire FAO, se ricordate il 200 lire lavoro con la, con la ruota dentata che vi diamo, questa vi sarà un po' meno conosciuta. Perché 1981, è chiaro che esistevano poi le banconote, ma furono in questo caso emissioni particolari proprio, ad esempio, nell'81 per celebrare unico anno questa figura femminile e la giornata mondiale dell'alimentazione che sparge i semi da una cornucopia. Anche questo è un riferimento all'antichità, all al mondo dell'antica Roma. Eh? Eccola dedicata alla FAO in questo caso che l'anno dell'alimentazione 1979, altra moneta che diamo in possibilità di scelta. Dunque le domande che stanno giungendo e che il centralino con apposita lavagnetta mi formula è quelle di come poterle conservare, giustamente che si è collegato adesso e eh, deve ricordarlo, devo ricordarlo. Vediamo in offerta, cioè, eh, scusate se non, apprezzo, cioè non apprezzo. apprezzo, ma non vi costa nulla perché lo diamo nella proposta, il famoso album per poter conservare, famoso perché? Perché è un album strutturato, eh, proprio nel modo giusto perché si possano apprezzare, leggere, conoscere anche attraverso l'indicazione con il suo certificato tutte e 24 le monete, non 300 euro signori, che andrebbe bene comunque, 2,95. 2,95. E fosse la prima volta, la prima volta che fate questo passo, che dite, guarda, in effetti non ce l'ho mai pensato. l'ho ho viste in giro per mercatini. Per... Però attenzione, signori: quello che è importante intanto considerare l'autenticità. Sul 5 lire in metallo non magari su quello, ma lo stato di conservazione, monete buttate lì alla polvere, una sull'altra, creano, eh, si graffiano, ma come si graffiano? Monete lasciate così con nonchalance, scegli, metti, cerca l'importante averle, no, quello che vogliamo darvi è proprio questa indicazione, quella differenza che parla di fior di conio o qualità splendida, quello che va a indicare il nostro certificato, Esattamente questo, una domanda. Credo, spero di aver risposto. La seconda, bella, eh, il ricor ricordiamo insieme la lira: sarà anche una cosa bella, affettivamente parlando, eh? bellissima. Ma qui vogliamo: se vogliamo una, un po' di malinconia da una parte, vogliamo la bellezza, la fortezza del vero collezionismo. Quindi, non sono quelle, ne esce una alla settimana con la rivista. Questa è Collezionismo Polaffi, queste sono monete autentiche del periodo, che è un periodo vicino a noi. Ma se vediamo che si arriva con la, fino al 1946, ad esempio, cioè si parte dalla prima che è il 1946, comincia a essere storia. E la storia moderna e contemporanea ci fa dire eh, collezionismo ai massimi livelli, perché non sempre bisogna spendere migliaia e migliaia di euro, certo hanno un loro perché, ma una collezione contemporanea, oggi che si parla di euro, moderna perché siamo negli anni 40, 50, 60, 70, ma non così contemporanea. Ha già questo scalino in più, ha già questo percorso maggiore. Certo. E quindi immaginare prendere consapevolezza proprio di questa scelta significa questa sera, magari ci seguite per la prima volta, sto facendo zappi, cosa, cosa vendono? Monete, vendono monete. No, diamo storia, scambiamo storia. Vi invitiamo a scoprire ciò che magari non avete mai visto. Perché ripeto: se mi va bene l'aratro, se mi va bene il grappolo d'uva, se mi va bene eh, l'arancia, eh, però quelle emissioni in, degli argenti più rare, meno eh, circolate o addirittura tesaurizzate da subito, dovrebbero portare quella cifra che vedete in basso, che non mi compare, e cioè i 200 e 95 euro a livello diverso, superiore. Ed è possibile? Provino l'esperienza, le vedano, le mettano eh, giusto. Allora, facciamo una cosa, dammi un attimo l'immagine piena, che io eh, mi metto un attimo a favore del nostro pubblico, l'immagine piena scusa sulle monete, eh. benissimo, mi metto un attimo a favore del, vostro, del nostro pubblico e le vado a, le vado a sfogliare l'alto sveglio tutti? è giusto che si sveglino, eh, è giusto che si svegli, ma cos'è questo rumore? Eh signori, allora li posso comparire? Sì, certo, eh. Allora, guarda, così li vediamo a onore di. Eh, a onore di. Eccoli qua. Sono a vostro favore, qua, così li leggiamo meglio. Eh? Cioè è comparso là, va bene lo stesso? Ah, No, ecco perfetto. C'era scritta Iris che non capivo cos'era. C'era anche eh, il pubblico? No. no, no. Eh, no sì. Allora, eccole qua. Vedete una lira arancia, guarda. Una lira arancia, la spiga, una lira italma, italiana metalli, spiga, il grappolo d'uva, il ramo d'ulivo. Eh. La seconda pagina, intanto, vedete questa taschina che può tranquillamente essere estratta eh, per poter poi apprezzare la moneta stessa. È molto facile. Questa qui è il 5 lire grappolo d'uva. Eccolo qui. Poi la rimetto al suo interno, la chiudo e vado nuovamente, vedete, a infilarla questo è un collezionismo che ha una sua struttura un suo modo giusto e ideale di conservazione e poi vado ancora avanti vedo le successive eh, le vado i dieci lire spighe certo il vulcano grande che credo ricorderemo in molti non si tratta di tanti anni fa perché aveva una lunga circolazione eh, le cravelle l'assenza delle bandiere rovesciate come abbiamo indicato unità d'Italia cioè pagine e pagine che ci portano in quella realtà il Marconi, il Michelangelo, Roma Capitale, Dante, gli argenti signori, gli argenti. Questo è il mondo legato alle lire della Repubblica che non voglio mica chiudere, però rivediamola adesso meglio una per una nuovamente, per chi si è messo all'ascolto adesso, per chi dice guarda voglio portarmi avanti e aver modo in questo caso di eh, trovare di tesaurizzarla anch'io di farne tesoro adesso signori questo è possibile? certo che è possibile e allora adesso è giunto il momento no nessuna giusto avete ragione domande dei nuovi telespettatori ma quanto mi costa eh, la spedizione? la offriamo la offriamo è offerta la spedizione anzi saremo noi con piacere a portarle dove voi ci indicate oppure guarda Sto pensando a un bel regalo per Natale a una persona eh, che sicuramente potrà apprezzare, no, non so se è numismatico, ma sicuramente le apprezzerà. Sai che mi è comodo passare nel negozio Bolaffi di Roma, di Torino, di Milano, di Verona? È comodo, mi è comodo, benissimo. Confermatele adesso e chiedete di vederle. E chiedete di valutarle. Guarda, passerò in centro città a Torino, ci vado giusto giusto fra qualche giorno, fra un mese, fra benissimo. Se così può essere, sia sì, anche questo. Ma come non ce l'hanno? La attenzione! I nostri negozi sono molto forniti, ma non è detto che li abbiano disponibili, li prendano in questa particolarità di oggi, di questa sera, abbiano modo di valutarlo in tal senso. Abbiano modo di sceglierle adesso e questo è proprio il contenuto che eh, vuole dare, vogliamo dare rivolgendoci al nostro pubblico. Mamma mia, belli i vostri quesiti. Grazie per essere certo, certamente. Non volete riconiate, non confondiamo, signori. Che bello il ricordo. Attenzione, confondiamo. Ripeto, non sto parlando a sfavore di nessuno. Ci mancherebbe, però, tengano presente la suggestione. Tengano presente la suggestione, l'emozione, la realtà. Perché non è solo: attenzione, ma è solo l'argento che conta, no. Cioè quello che è stato la nostra storia, ogni cosa ha giusta testimonianza. L'importante però è che siano autentiche. Questo, perché le altre non valgono nulla? L'importante è che siano autentiche. A questo punto, all'emozione di un tempo, andiamo ad aggiungere la realtà storica e ci prendiamo noi la responsabilità. Sì, diceva certo per 295 euro è ovvio che mica farete le cose, ma non le facciamo né per 295 euro né per 295 milioni. Eh, vado quindi tutto deve essere giusto e calibrato. Vogliamo che quei vostri denari siano eh, portati su qualcosa che non solo dovrebbe avere un valore differente, ma anche siano uno scambio con la storia. Uno scambio possibile e al momento possibile. È al momento attuabile. Poi altra informazione, l'album, va bene, mi stai chiedendo di tutto stasera, va bene, l'importante è che arrivate a confermare entro 7 minuti, perché fra 7 minuti la trasmissione chiude, signori, cioè, dopo le tre ore. Allora l'album esclusiva Bolaffi, solo il prezzo d'album dovrebbe già eh, parlare di 45-50 euro, forse anche di più. Adesso. Il semplice, queste potete addirittura utilizzare come vere e proprie schede. Ma la quantità di anelli permette una perfetta aderenza, cioè può essere sfogliato quante volte volete, perché se avessi quattro anelli, dopo un po' ci devo rinforzare Eccetera. La quantità di questi anelli permette invece proprio questo perfetto utilizzo, poi le eh, ripeto: le andate a riporre, mettete, e tenete il certificato, anche questo con. Eh, sono dettagli, ma è nel dettaglio che si vedono le cose molte volte. Eh. Non sono qui a vendervi la, la taschina trasparente del certificato, sono qui a proporvi la possibilità di conoscere la storia, storie che tra l'altro trovate queste, queste pubblicate su tutti i nostri cataloghi, sul nostro catalogo in primis, e cioè la grande, eh, il periodo contemporaneo. Eh, anzi moderno, perché poi contemporaneo va a immaginare anni successivi e gli 80, periodo moderno della Repubblica che appunto giunge fino, al, fino agli anni 60, mm? quindi trovate fino all'81, quindi sia periodo moderno che giunge al eh, 58 con le caravelle famose e eh, il... 61 perché è la prima moneta commemorativa della Repubblica dedicata, guarda, vediamo anche, ecco, fermati su questa, perché la prima commemorativa della Repubblica è quella dedicata alla, al 500 lire Unità d'Italia, nel 65 Dante e nel 70 Roma Capitale. Eccole qua. Eh? quindi vedete quindi uniamo periodo moderno e periodo contemporaneo c'è un perché cioè, ma cos'è un anno più un anno meno perché sono nato io perché sei nato tu no perché la prima emissione commemorativa della Repubblica il 500 lire che vediamo dedicato al centenario dell'unità d'Italia torneranno poi le monete d'oro del 93 ma questa è l'origine dove l'Italia, scusate, questo è andato un po' troppo indietro, ecco qui: dove l'Italia doveva fare i conti e doveva farli bene, e doveva saperli far bene, nessun riferimento, nessuna ironia, eh? nel senso proprio che si stava uscendo con le ossa rotte come tutta Europa dalla seconda guerra mondiale, con grandi lutti. E quindi la circolazione di queste. I 5 lire, certo che venne tirato in gran numero. Ci mancherebbe, però dal 46 al 50, non è una moneta che tanti ricordano, eh? Cioè, sì, a loro, li ricorderanno perché abbiamo anche un pubblico in perfetta forma che ricorda bene questa, questa moneta nel 1950 e magari l'ha anche utilizzata. Per altri, eh, diciamo, guarda, è una bella scoperta. Una bella scoperta da fare. Allora, siamo veramente ai saluti, quindi intanto c'è cioè, la Cristina impegnata, ma riesce a gestire abbastanza eh, le chiamate. Continuate ancora, siamo qui ancora per alcuni minuti. Sia su ciò che abbiamo visto in precedenza, sia sulle lire della Repubblica che abbiamo ancora qualche disponibilità, quindi parlatene con noi ancora per alcuni minuti, siamo con i telefoni accesi. Intanto, io voglio ringraziare, voglio ricordare, intanto salutare Paolo che stasera l'ho fatto un po' impazzire perché con tante collezioni diventa sempre un po' difficile seguire o inventare eh, cosa il presentatore può o volere. Eh, grazie ad Alberto, vale anche per lui, grazie alla Cristina, come sempre validissimo, eh, tre fra noi, voi, voi e noi, cioè voi e eh, le vostre richieste. Eh, quindi eh, l'invito è sempre quello eh, di seguire le nostre trasmissioni, ricordiamo dal lunedì al venerdì tutti i giorni, dalle ore 21 alle 24 saremo sempre con voi alternando. Filatelia e numismatica. Ovviamente, tante, tante cose per questi giorni, i giorni a venire, per quanto concerne anche il momento proprio dell'anno, tante cose anche bel, belle riflessioni date il momento. E, e ci vediamo ovviamente con la prosecuzione delle nostre trasmissioni. delle Strandologie e della Bolafi è tutto, telefoni ancora accesi, ancora eh, messaggi che arrivano. Buonanotte, arrivederci, a domani.